uno dei 100 passaggi di oggi, sempre con la citazione dei famosi 100 passi, uno solo tecnico, perché poi dopo ovviamente ci dobbiamo rituffare, no? nella vita di tutti i giorni, nel calcio di tutti i giorni, e questa sera vedrete che per distrarci abbiamo anche una sorpresa in più, a parte le uova. Una cosa tecnica, la VAR, che continua a essere in grande polemica, ma non è una questione di Lazio, di Roma, è sul protocollo, è sulle intenzioni. Oggi è stata una partita, quella della Lazio, classica per questo, no? Nel senso che quando c'è stato il rigore per il Cagliari si è vista la VAR, è stata richiesta la VAR, l'arbitro non aveva visto il calcio di rigore, che c'era, quindi lo dico per amor di verità, però poi l'ha dato. C'era la stessa situazione nel primo tempo, dove per me c'era anche un rigore per Immobile, forse per altri no, ma non si riesce a capire perché non ha chiesto l'intervento. Allora, siccome nella Lazio succede tante volte ed è inevitabile che quindi ci sia la rabbia di tantissimi tifosi, però io ne faccio proprio una questione di principio generale. Diamoci una regolata, altrimenti questa è una regola non regola. Detto questo, in questi giorni sono stati molto tristi, quindi, dopo la vicenda e durante la vicenda di Astori, c'è stata una cosa che mi è successa a livello personale che mi ha fatto pensare molto. Immediatamente c'è il gruppo dei miei ex giocatori della mia squadra di Hobby Sport, con tutti i dirigenti, compreso Capo, che questa sera, che ha sentito la necessità di raggrupparsi. Per cui è stata un'ondata di ricordi d'affetto, d'amore, e pensando a tutto questo mi è venuto in mente quello che sta succedendo nel dopo Astori. La tifoseria della Juve che va con quella della Fiorentina, faccio l'esempio tipicamente più lontano, no? Questa unione anche di gruppi che in genere, tra virgolette, sono così avversi tra di loro. Uno spirito diverso nella presentazione della partita, augurandoci che non possa poi finire tutto qui, ma che da questo si possa raggiungere una maturità diversa, un pensiero diverso. E allora non mi stancherò né di scriverlo né di dirlo, come, e lo dedico non solo ai credenti ma a chiunque, c'è sempre un Cristo nella vita che fa qualcosa, si sacrifica per l'amore. Ecco, Astori a mio avviso è il Cristo del nostro calcio, perché dopo questa morte c'è un amore intorno che ci fa rivivere quei valori. Qualcuno mi dirà, valla a dire però alla compagna, valla a dire alla figlia, la compagna che saluto caramente, ha lavorato con me, Francesca, per cui anche a distanza le mando un bacio. Ecco, io invece dico che magari questo ricordo di quello che sta succedendo ora deve essere scolpito nella memoria e andrà raccontato quotidianamente a sua figlia, perché questo è un vero e proprio, a mio avviso, messaggio di Cristo. Buonasera Michele. Ciao Noemi, tutto bene? Benissimo, grazie, benissimo. Prima delle presentazioni, c'ho qui la mia sorpresa che stasera ci deve tirare su il morale. Ciao Marco. Ciao Michele. Grande Marco Capretti. E prima di presentare i nostri ospiti, vogliamo ricordare, come facciamo da tanti anni, da quando esiste l'AIL. Sì, questa splendida iniziativa proposta dall'AIL, i volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma tornano in oltre 4.500 piazze con l'iniziativa Uova di Pasqua AIL nei giorni 16, 17 e 18 di marzo. Con una donazione minima di 12 euro permetterà di ricevere un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell'associazione. I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica, collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini, sostenere le case alloggio AIL, supportare il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca. Inoltre, promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale, quindi una bellissima iniziativa in vista della Pasqua. E per trovare le uova di Pasqua AIL potete chiamare il numero 06 70 38 60 13 o visitare il sito www.ail.it. Allora adesso presento i nostri ospiti stasera, Marco l'ho già presentato, che è in supporto, perché confesso che non è facile
ritornare alla vita calcistica ovviamente di tutti i giorni. Noi ovviamente, come stanno facendo tutti, ci proveremo. Allora, intanto saluto gli amici di questa sera. Buonasera a Pino Capua. Ciao Michele, buonasera a tutti. Allora, intanto lo dico, magari facciamo così. Mi rendo conto che è nel cuore di tutti voi quello che è successo, per cui il titolo lo dedichiamo ad Astori. Poi per il resto, invece, gli altri titoli ce li giochiamo durante la trasmissione, se siamo d'accordo. Intanto saluto Alberto Mandolesi. Buonasera, però non ho capito, ma il titolo lo vuoi... No, il titolo è una dedica, intendo dire una dedica per Astori, questo non, un po' più lunga, mi rendo conto, non molto, ma un po' più lunga. Grazie Alberto. Buonasera, che bel ritorno. Non è stato benissimo, per cui gli faccio tra l'altro gli auguri. No, perché niente di grave, però insomma non è che sei stato benissimo, no? Simone Pieretti, ciao. Buonasera a voi. Tutto bene adesso? Sì, non si molla mai. Sì, sì. Ti puoi inchinare pure se casca un foglietto? Ci stiamo provando. Perché il problema era lì. Allora, buonasera. Questa sera non credo ci saranno cose penali. All'amico avvocato Renato Archidiacono, buonasera. Ciao Michele, buonasera a tutti. Qui solo Roma oggi. Solo Roma. Tranne se non succede qualcosa di qualcuno. Lì devi marcare sempre colui che sto per salutare. Lo farò fra poco. Intanto saluto l'amico Alberto Ciapparoni, RTL. Alberto, hai lavorato molto in questo periodo con le elezioni. Sì, abbastanza. Dovrò lavorare ancora molto. Lui è responsabile, sì, immagino. È il responsabile politico di RTL, per cui tanti auguri di buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Ecco chi deve tenere a bada penalmente sempre. Marcello Micci, buonasera. Ciao Michele. Tutto bene? Tutto bene. Va bene, è una parola forte, però... Va bene, mi rendo conto. Sì. Allora, intanto presentiamo sia chi cura qui stasera la parte della redazione per il socialfootballtv.com, poi andremo anche a dare le indicazioni per i telefoni e poi andremo anche da Chiara per le indicazioni di Facebook. Buonasera Tiziano Vendanacci, ciao Tiziano. Buonasera Michele. C'è qualche esonero? No, per adesso no. Rischio. Perché in genere sì. Diamo gli esoneri degli tutte brutte notizie qui. Sì, no, cerchiamo di dare qualche buona notizia ogni tanto. Allora, se ho l'ok della regia, invece andiamo a ricordare come entrare in contatto con noi. Qui abbiamo la parte bionda, lì abbiamo la parte bruna e quindi andiamo da Chiara Virgili. Che bisogna fare per quello che riguarda il contatto con Facebook? Anche da questa sera potete commentare la nostra trasmissione attraverso la pagina Facebook di Teleroma 56. Sarò io a scegliere i migliori commenti, le migliori domande per il nostro studio. Vi aspetto. Allora, tanto ti ringrazio. Io non sono convinto che li sceglierei, lo dice per richiamare l'attenzione. Perché altrimenti per me la responsabilità... però vabbè, se li scegliete va bene. Allora, invece per quello che riguarda i numeri di telefono... In sovrimpressione, Alberto ci manda in sovrimpressione. Aspetta, fagli finire quell'altro. Beh, allora me la dai due minuti dopo. Beh, dai, dai. Il numero è il 349-98012-56. Per entrare in contatto con noi, porre le vostre domande ai nostri ospiti e le vostre domande anche a Michele, che questa sera è particolarmente... Io non mi rivolto più vicino a te. Adesso, tesoro mio, in questa trasmissione non puoi sbagliare mai, ti avverto, devi essere in appunto. Perfetta. Io sono abituato a prendere cazziatoni da tutte le cose. Ah, meno male però, mica non solo da me no, allora. No, figurati, ecco, sono abituato. No, vabbè, ma perché? Se anche non compare quello, due paroline prima, poi Alberto arriva e compare, la prendi con me. Vabbè. Sempre con te. Va bene, mi rendo conto. Va bene, allora, andiamo un po' alle vostre dediche. Comincio con Marco, che cosa ti è rimasto di quello che è successo in questa settimana? Beh, diciamo che una cosa che è rimasta a me è stata che stiamo parlando di Astori ovviamente, che in questo giocatore, a parte che ha giocato nella Roma, io quindi l'ho seguito nell'anno che ha giocato nella Roma, però ho notato che ha unito un po', lo dicevi tu prima in apertura, ha unito un po' tutta Italia, sia a livello tifoserie che a livello compagni di squadra, compagni che hanno giocato con loro e anche avversari. Quindi sostanzialmente una cosa che mi è rimasta è che questo ragazzo, a prescindere dalla disgrazia, che qualsiasi calciatore colpito da questa disgrazia avrebbe avuto un clamore mediatico, però questo ragazzo forse per la sua essenza, per sì, quello che era, aveva fatto innamorare un po' tutti e questo amore è uscito fuori nel dramma, però è uscito fuori e mi ha colpito molto, escluso Dani Alves che ha fatto
secondo me bruttissima, un bruttissimo commento a Parigi durante appunto una conferenza stampa, escluso lui, e in tutto il mondo calcistico, in Spagna, in Inghilterra, sono state spese belle parole. Bene, allora mi raccomando adesso, come nei titoli, un pochino più dei titoli, lui non lo sa ovviamente, parti tu Alberto, vai. E allora cambio il titolo e qui dico brividi e rabbia, brividi perché veramente è stata una serata di grandissimi sentimenti. E questo silenzio, finalmente silenzio dal primo all'ultimo secondo che non avevamo mai conosciuto, quindi quello è stato brividi. Rabbia perché ho detto per dare il meglio di sé ognuno purtroppo deve ritrovarsi nel dolore, e allora rabbia. Pino. Esiste una cultura molto avanzata della medicina dello sport in Italia, però non esistono le strutture, ancora dei direttori generali, dei responsabili delle aziende sanitarie o cose del genere considerano la medicina dello sport una branca di secondo piano. Questa è una cosa gravissima. Beh, poi fai bene a dirlo ora. Bene, d'accordo, Pino, insomma lo ricordiamo, in questo senso è un luminare e quindi attenzione a questo monito perché mi sembra molto importante. Renato. Una giornata di grande tristezza e diventa difficile poter commentare una tragedia così, un ragazzo che muore a 31 anni in questo modo, così improvviso, un atleta, tutti pensiamo che gli atleti siano invincibili, che siano a prova di bomba, che abbiano una salute di ferro, invece è andata così, molta, molta, molta tristezza. Simone? Io direi come titolo un modello antidivo, un modello perché è un esempio, antidivo perché era un ragazzo che aveva sposato veramente Firenze, scegliendo di vivere in centro, di frequentare proprio le botteghe di Firenze, di andare in Lungarno, di confrontarsi e fermarsi comunque con tutte le persone, con tutti gli sportivi e anche con gli stessi tifosi. Per cui io credo che c'è stato questo grandissimo abbraccio del mondo del calcio, ma è un mondo del calcio che sa anche un pochino d'antico, quando il calciatore era veramente a portata di mano, quando lo potevi incontrare per strada e non come da qualche anno a questa parte su un piedistallo visto dalla televisione, ma di fatto irraggiungibile. Tu sai poi che Firenze l'ho vissuta molto, perché noi qui siamo rappresentanti di varie radio, cioè RTL, Radio Centrosuono Sport, io anche qui con Radio Incontro Olimpia, e poi ho l'onore anche di dirigere Radio Sportiva dove ci sei anche tu, loro sono a Firenze ed è stato veramente un momento che ho avuto delle testimonianze pazzesche su questo giocatore in senso positivo, proprio come dicevi tu Marco. Marcello? Ma detto che i grandi dolori sono intimi, sono come fiori di grotta, se li porti in superficie sfioriscono, io credo che lui abbia fatto fare ai suoi amici Chiellini con le sue parole e al silenzio, a De Rossi con il suo silenzio, le più belle partite da loro mai giocate. Allora, molto bene, allora invece Alberto? Per me la vicenda è l'attimo fuggente della vita che conosco anche per esperienza personale. All'inizio, subito dopo, sembra distruggerti, poi in realtà ti rende più forte. Benissimo, allora Alberto. Tra l'altro questo sarebbe anche il nostro momento dello sponsor, ma sarà lui il primo che, se rimando un attimo, gli farà piacere, parlo di Opel e di Autostrada, che sponsorizzare questo momento mi sembrerebbe veramente brutto e fuori luogo. E allora, adesso andiamo in sprint, pensavate che mi ero dimenticato, vai ai titoli con loro calcistici, vai. Vai, Alberto, il tuo titolo di questa sera. Beato chi la capisce, riferita alla Roma che è dicotomica. No, ma non lo so, beato chi la capisce. Ah, poteva essere qualcuno che non la capiva. Pino, buonasera a te, il tuo titolo. Il mio titolo, ma chi ha parlato di complotto? Vai. Renato, il tuo. Roma, luce e ombre. Simone, buonasera a te, il tuo titolo. Arbitri avariati. Aia, aia. Marcello, il tuo. Roma, due punti, now is the time. Alberto, il tuo? Lazio cercasi modulo nuovo. Sì, lo stai scrivendo dovunque, sto seguendo. Sono tempestato dalle tue notifiche da questo punto di vista. Marco. Il mio titolo è non sapevo dei titoli, quindi no, è tutto un titolo e io sono arrivato oggi e sto in difficoltà, ma piano piano se è tutta così me la gioco bene. Però attenzione, no, adesso è finita. È tutta titoli. È tutta titoli. Però vabbè, dai. Così ci di che non la vedi dall'inizio, perché i titoli ci sono solo all'inizio, so così. Ah, no, 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 aspetta, che ti sei. Vabbè, di notte, no, ragazzi, scherzando.
ero, mo se dico che ero troppo giovane, però no, poi, no, sembra, beh, poi no, sembra più che io, guarda, cioè, non esco io, guarda Alberto, non, guarda Alberto e pensa quanto a gol di notte, era, cioè, considerate che lei era mora quando lei non era nata, per cui ancora peggio. Stasera molto Sharon Stone, Basie Kings. Grazie. Alla grande, vedi, vedi chi mi fai, vedi le persone, certo, serie, Michele. Io non ci parlo di questo. Allora, adesso sì, possiamo farlo, ricordiamo che è sempre aperto il sabato e la domenica. Sì, ricordiamo il nostro sponsor, Autostemac, che è aperto anche durante tutti i weekend. Opel. Alla ricerca di qualcosa di grande. Ce l'ho. La vita è grande. Grandland X, il nuovo SUV. Opel, il futuro appartiene a tutti. Allora, secondo voi, da che vogliamo cominciare? No, lo chiedo a lui. Da un titolo. Dalla Roma? Che è un titolo questo. Come hai detto durante la pubblicità, che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo gonfiato. Gonfiato di titoli, mi sento un cortisone di titoli. Beh, possiamo cominciare da Roma, se non altro perché poi sostanzialmente è la partita forse più antica. Più antica, sì. Perché da venerdì la Lazio... Non ce la facciamo più. Sapete che è terribile questa cosa per il gol di notte, la domenica. E la Roma ha giocato quando poi magari giocano una di venerdì e l'altra di lunedì. Lunedì, peggio. Una cosa terribile, ci hanno ammazzato con questo. Io spero adesso, attenzione, che ricordando i numeri saremo sommersi comunque di messaggi per cui ci testimoniano sempre l'affetto. Scusa, glielo chiedi tu a Noemi, che io non ci parlo, se può leggere. Noemi, potresti leggere per cortesia? No, lui non parla più con te, lo sai. Ah, va bene. Il numero? Gli sì? Chiedi il numero, vuole? Va sì. Bene. Allora, ricordiamo come nostri amici telespettatori come contattarci. Il numero è 349-980-1256. Allora, intanto stasera vi diciamo che renderemo un servizio in diretta anche con collegamenti per la partita, che è fondamentale pure per noi, cioè Inter Napoli, sia per i tantissimi napoletani, sia per i tantissimi juventini, ma Roma e Lazio che sono in corsa, e chi, lo dico sempre, la vedrà in replica subito dopo, si divertirà a sentire la partita quando era già saprà il risultato. Comunque intanto andiamo alla partita della Roma, servizio di Gianluca Guarnieri, Roma-Torino. Allora, facciamo così. Abbiamo fatto la copertina sulla Roma e sarà anche il primo argomento che poi tratteremo, ma sempre anche per una questione di diritti. Un giorno vi leggo tutto il regolamento, perché solo a certi orari, noi che siamo gli esclusivisti regionali, possiamo mandare gli highlights, così come le conferenze stampa. Andiamo ora quindi con il servizio di Andrea De Filippis a rivivere, e ci saranno parecchie polemiche anche in qui in studio, Cagliari-Lazio. Allora, siamo stanchi di ripeterlo, però non possiamo pensare che tutti ci seguono sempre. Ricordo che il prodotto è confezionato direttamente da Infront e spesso e volentieri non mettono gli episodi contestabili. Perché, per come, censura, non lo so. Per cui noi dobbiamo fare poi un doppio lavoro e andarli ora eventualmente poi a ricercare. Quindi l'episodio, quello di cui parleremo, per il momento non l'abbiamo. Ma la televisione che prende queste immagini, immagino... Teleroma 56 paga per avere questo servizio. Sì, però adesso non entriamo in merito, perché poi ci vuole l'avvocato lì, capito? Quindi noi paghiamo il servizio col pacchettino completo, per cui è una, credo che sia una direttiva di Lega da qualche anno a questa parte. Allora, un attimo solo, perché poi non farò più in tempo, il ricordo del mio laboratorio, del piccolo gruppo che ha compiuto ora appunto i suoi 30 anni di vita. Allora, chiunque sia interessato a partecipare può andare sul mio sito, avrà tutte le informazioni. Ma la faccio molto breve, per avere un appuntamento con me, affinché io vi possa spiegare tutto, mettete il vostro nome, il vostro telefono, vi richiamo io per l'appuntamento a micheleplastrino@virgilio.it. Questo per quello che riguarda il piccolo gruppo, questo corso di giornalismo e di comunicazione. Ora ci fermiamo un attimo. Mi dai il permesso, posso? Ah già, io non ti devo parlare. È vero, vedi, ti dimentichi. Va bene. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Allora, andiamo velocemente ad alcuni ricordi per la trasmissione. Ricordiamo, per quello che riguarda i social, Facebook, con la nostra Chiara. Chiara, vi ricordo che per poter commentare la puntata di questa sera insieme a Michele e i suoi ospiti, mettete mi piace alla pagina Facebook di Teleroma 56 e lasciateci i vostri messaggi sotto al post dedicato alla trasmissione. Vi aspetto. Chissà quanti, si può mettere non mi piace? No, non si può mettere non mi piace.
Ah sì, allora non lo diciamo. Sa, io. No. Non c'è. No. Vabbè. Usciamone. Allora, usciamo, scusami, e rientriamo nell'argomento Roma, perché abbiamo mostrato gli highlights della partita e quindi insomma siamo curiosi di sapere un po' che cosa. Aspetta, piano poi. Adesso non chiedo il numero perché deve rimanere Facebook, va bene? Sì. Poi ti chiedo il permesso e decidiamo quando mettere il numero per i WhatsApp. Però il permesso, mi raccomando, venga fatto in un certo modo, perché sono un po' suscettibile. Senti chi parla, tu non sai quanto la pagherai quella di prima, quindi. Poi vedi pure una capocciata a bocca da tutti noi, che siamo tutti con... Non è vero, perché, scusatemi, prima di parlare della Roma, prima piano piano Marco mi ha detto, ma sei avventurato un po', Marcello, vero? Ah no, Marcello, è stato bellissimo il riferimento a Sherostone. È vero che ti è piaciuto? L'avevo sì, perché tu sei sguardo. Nella direttrice proprio, diciamo, della... E c'è... Basic Instinct si ricorda per quella scena famosa, anche per l'onanismo che ha ingenerato. L'abbiamo ripetuto non anche a caso fuori onda, c'è . Qualcuno con gli occhiali qui tra di noi, che immagino che... ma comunque io ho le lenti, quindi posso capirti perfettamente. Vabbè, però non era proprio carino la cosa, che chi ricorda il film ricorda qualche particolare. Però siamo in diretta in orario non protetto. Poi arriva Marcello, l'avvocato. Marcello, sono maliziosi. Va bene. Allora, anche gay al qualcuno, anche... Che problema c'è? Vabbè. Tu devi sempre fare queste cose, sei sempre fuori regola. Avvocato, per cortesia. Grazie. E lui è immarcabile, l'ho già detto altre volte. La sua fantasia è tale. Gli puoi dare sempre un destro. No, non mi permetterei mai. Allora, andiamo un attimo alla Roma, che è quella che ha giocato prima. E noi faremo sempre ping pong tra Roma e Lazio. E prima cosa chiedo a Pino Capua, vuoi fare una domanda per loro? Facciamo questa volta, fronteggiamoci. Prima di tutto questo vorrei un parere sulla Roma di quest'anno da Marco. La puoi fare seria, giornalistica, tu non sei fantastico, seria. Perché tu guardi là, poi a un certo punto, tra, io stavo... E ti chiede il titolo. io pensavo che spiegavi, invece interroghi io. Sì, solo interrogo, ma perché ti tengo vivo? O no? Beh, sono vivo. No, concentrato. Ah sì, sicuramente. Ma allora, un parere sulla Roma, è un titolo o devo fare un commento? Quante parole ho? Ti gonfio di commento. Guarda, la Roma luci ombre, nel senso che non sai mai, ma questo è un po' un mood di tanti anni di Roma, di tifo di Roma, non sai mai dove va a parare la Roma. Probabilmente abbiamo trovato un portiere, quindi se non altro c'è qualcuno che para, però ecco, ti fa la partita... tipo Roma-Chelsea e rimani illuminato dal gioco, rimani illuminato anche dai Chelsea-Roma. Singoli, anche Chelsea-Roma, e poi vedi altre partite come col Sassuolo, come lo stesso Cagliari che abbiamo sbloccato alla fine, tra parentesi un gol, io anche da tifoso sono onesto, neanche... Vedi che sei preparato? No, sono preparato. Scusate, lo sai che chi guardava da una parte e passa la palla dall'altra sono i grandi giocatori. Assolutamente, oppure quelli strabici a seconda. allora, che domanda hai per i romanisti? Parti, facciamo questa Alberto, un po'. Chi sceglie Alberto? Attento osservatore, nonché grande commentatore da tanti anni. Questa Roma di luce e ombre, come avete detto un po' tutti, con lo Shakhtar Donetsk che fa? È una partita difficile, guarda, le sue speranze che mi dà è se riusciamo noi intorno a creare un'atmosfera che non sia quella della partita della vita, perché non ricordo, non ho precedenti su partite della vita che siano finite poi bene per Roma, in modo felice. Quindi speriamo che sia soltanto una partita difficile, perché comunque, per quanto siano malleabili, insomma, sono comunque tra le 16 d'Europa. Una bella squadra, bel allenatore. E speriamo che, se lo Shakhtar è vero che le ha vinte tutte a casa in Champions League, è anche vero che fuori casa, per esempio, ha perso 3-0 col Napoli, ha perso anche col Manchester, insomma, perda anche con la Roma. Però, insomma, ecco, è molto difficile, molto dura. Simone, chi scegli? Per la domanda? Sì. No, Marcello. Quindi poi lo scontro è Renato Alberto, vai. Marcello, tra Inter e Lazio, quale squadra temi di più per la volata Champions? La Lazio, senza ombra di dubbio. Anche se in un momento di difficoltà, per un calo che era prevedibile e che si sta realizzando, ma non c'è, tra la Lazio e l'Inter ci sono differenze. La Lazio, se non gli avessero fatto tutte le cose che gli hanno fatto a livello arbitrale, stava a 12 punti dall'Inter. Non c'è proprio
da metterle in parallelo. Hai fatto una cura. Aspetta, diciamo, fammi finire. Hai fatto una cura. No, io sono sempre stato così. Sei tu che sei diverso. In che senso? La cura per che cosa? Per la sua bontà, sta dicendo. Ma quando cose. Parte così, poi arriva infatti, qualcosa dopo. La sola, no, si tiene per dopo. C'è sempre la sola. Si tiene però, per però dopo. È più temibile dell'Inter. Si tiene più per temibile dopo. La Lazio dell'Inter. Alberto, così completiamo questa botta e risposta, poi ci divertiamo nel dibattito. Qual è il risultato finale che ti fa dire la stagione è stata positiva o se no negativa? Terzo posto e quarti di finale di Champions, positiva. Diversamente insufficiente. Allora, adesso invece cambiamo subito, noi faremo un ping pong tra Lazio e Roma. Andiamo un attimo a giudicare invece la Lazio. Dove poi ci scateneremo sicuro, perché la Lazio ha degli argomenti di polemica. Alberto, chi scegli? Beh, restituisco la domanda a Pino e ti chiedo se non sia paradossalmente un freno il fatto che la Lazio abbia dovuto giocare molte partite in Europa League. Ti chiedo scusa, quindi... ovviamente però solo per quello che dice Capua Micci può intervenire quando vuole. Ah sì, no, questo non dovevi neanche sollecitare. Quindi se sia un bene o un male che poi Lazio da fare l'impresa in Ucraina al ritorno, certo che tutti i tifosi vorrebbero vincere sempre, ma però pensando che certo, la rosa vabbè, potrebbe... Ovviamente, sono partite decisive, quella sì è una partita decisiva e in questo momento probabilmente non è forse il momento migliore, non è la Lazio brillante di qualche mese fa, però... Ti posso dire che lo scandalo, sottolineo, di oggi a Cagliari probabilmente stimolerà e darà degli obiettivi positivi, darà degli stimoli positivi, perché i giocatori, per quello che dice Inzaghi, ma soprattutto per quello che alcuni di loro mi hanno detto, sono davvero molto arrabbiati. Allora, adesso ricontinuiamo il ping pong, sto per... Fermo. Ecco. Titolo. A lui. Ti faccio le finte, a te. Ah, pensavo perché... Ormai sarà così tutta la È meraviglioso. Sera. Che devo fare? Una domanda a chi vuoi della Lazio. Ah, allora faccio la domanda Ad Alberto. Ad Alberto. Quello con gli occhiali. Ad Alberto, sì. Eravate in due con gli occhiali. A quello che ha visto Basic Instinct. Ma lui era piazzato meglio. E lui era piazzato meglio. Ma quanto ci si credeva... prima che arrivasse, stava alla Salernitana, no? Quanto ci si credeva ad Inzaghi? No, lo stava alla Salernitana. Stava andando in macchina verso Salerno. Stava a Roma-Napoli, diciamo. Stava sì. A Caglianello. Quanto ci credevate? Quando... Poi, sostanzialmente, il discorso Bielsa credo che comunque sia stato un po' un colpo, no? Nel senso che è vero che non è sul pezzo, però Inzaghi continua a fare un grande lavoro. Assolutamente sì. Tant'è vero che qualcuno, come sottoscritto, lo chiama ancora Mago Merlino. Per me è stata una sorpresa, non credevo in tutte le sue, ti parlo ovviamente come risposta personale, non credevo nelle qualità che ha dimostrato, che ha saputo far valere in questo periodo. Naturalmente adesso viene il difficile, perché la Lazio vive un momento di crisi che dura dall'inizio del girone di ritorno, ed è questo il momento in cui testeremo le ulteriori qualità di Inzaghi, ma certamente fino ad ora è stata una sorpresa. Renato? Mi ricollego a quello detto Pino, però lo devo chiedere necessariamente a Simone. Fermo restando che la Lazio ha avuto qualche episodio negativo con gli arbitri, non vi sembra che vi sia un eccesso di vittimismo nell'ambiente Lazio? Che forse penalizza oltremodo un eccesso di vittimismo sugli arbitraggi? A me o lui? A lui, ma devo farla a te, ma devo farla a Simone per... Ti lascio la delega. No, perché parlavo di scandalo. Allora, oggi mi parli di scandalo di che? Io non ti seguo. Per questo l'ho detto. Un rigore così clamoroso, non dato, è uno scandalo. Qual è? Perché oltretutto non segue... Non l'hanno neanche fatto vedere. No, quello non è per quello. Vabbè, ma infatti non vuol dire che non è uno scandalo. Se vogliamo stare a livelli di cazzeggio va benissimo. No, che cazzeggio? Possiamo dire quello che vuoi. Ma quello che è successo oggi non solo è grave perché è rigore, ma è grave perché l'arbitro non ha rivista la VAR. Oggi lo strumento ce l'hai per correggere eventuali errori, se non lo fa l'hai fatto come dopo non l'ha fatto, attenzione, però, scusate, quello era un rigoretto come molto non lo ha fatto, scusa, a Roma Inter fino alla fine del girone d'andata avete reclamato un rigore che non hanno dato, però, e o no?
che è lo stesso di oggi? Sì, no, è peggio quello di oggi. Come non l'ha dato, come non l'ha dato, come non ha visto Banti il rigore sull'Eiva a 20 minuti dalla fine di Lazio-Juventus, come l'arbitro Giacomelli ha fatto quell'errore che ha fatto contro Torino. Io ho detto che qualche episodio negativo, ma caratterizzare tutta la stagione col vittimismo, il complotto, mi sembra francamente... No, di complotto non ha parlato nessuno. Beh, insomma. C'è ovviamente detto anche una, nel titolo, una reazione assolutamente motivata da un allenatore che peraltro oggi solo per la prima volta ha cominciato a protestare. Ma perché come fino oggi? Adesso no. Ha protestato anche dopo Roma-Lazio. Allora, gli errori fatti dagli arbitri quest'anno nei confronti della Lazio hanno del clamoroso. Quindi il vittimismo è un altro discorso. Quello fa parte di un'altra tecnica che non ha senso. Oggi ci sono errori evidenti. Ma oggi, errori l'errore evidenti. Di oggi è il rigore non dato alla Lazio? L'arbitro perché non l'ha visto? Me lo spiegherà qualcuno. Non ha ammonito. Ha ammonito il rigore dato al Cagliari. L'ha ammonito per il rigore al Cagliari è clamoroso. E lui non l'aveva dato. Siamo d'accordo. Lo scandalo è il diverso trattamento e diverso comportamento, perché nel caso del rigore del Cagliari è andato giustamente l'arbitro a vedere il VAR. Nel caso della Lazio questo non è accaduto. Però mi è sembrato diverso, no? No, cioè mi sembra più clamoroso il rigore. Non si capiva. Io l'ho visto due volte. Mi sembra che Immobile vada sul difensore. La non equità di giudizio, avvocato, la non equità di giudizio che tu dovresti conoscere bene. Beh, no, in genere non c'è equità di giudizio da noi. E secondo me la cosa più grave, perché se tu vai a guardare come hanno fatto bene il rigore del Cagliari, che era nettissimo, avresti dovuto guardare anche per un motivo, Renato. Il giocatore, la punta che sta per andare lì a far gol, in quel momento non sta cercando di fare il rigore. Lui può far gol perché può. Se lui sembra supera che lui vada sul difensore. Vabbè, però questo è il tempo perché non va a vederlo. Perché questo è una cattività che bisogna fare in genere, non è solo oggi. Ragazzi, non è successo solo alla Lazio, succede anche ad altre squadre. La tua domanda dovrebbe essere perché sono ripetuti e ogni indizio porta a sicuramente... Quindi c'è il complotto. No, non c'è il complotto. Fermi, Marcello, manca la domanda di Marcello. Sì, la rivolgo ad Alberto, dimmi. Che mi sembra più sereno nei confronti di Capo, non certo di Simone. Allora, fatto salvo che la Lazio insomma sta pagando il fio a una rosa che purtroppo è quella che è, e quindi prima o poi, penso che lo stesso Inzaghi se l'aspettasse, ma secondo te non c'è anche un fatto relativo alle voci su De Vrij, alle voci su Savic, non c'è un'atmosfera che potrebbe precedere un rompete le righe da parte dei giocatori di Lazio? Questo nel senso che può aver minato quella graniticità, no? Che, fatto salvo che la squadra è stanca, come è giusto che possa essere? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, perché ovviamente bisognerebbe essere più interni. Io dall'esterno ti dico che la mia sensazione è no, non c'è stato un riflesso di questo tipo. I problemi sono altri, secondo me, sono problemi sia tattici. Per questo Michele prima mi prendeva in giro, perché spesso e volentieri sui social invita a un cambio di modulo. Inzaghi ha fatto benissimo, ha fatto strabenissimo, forse è il momento di cambiare, perché gli avversari hanno imparato a conoscere il gioco della Lazio, siamo diventati un po' prevedibili, forse anche un discorso fisico, non lo so, magari su questo qualche collega è più autorevole e più bravo di me e può dirlo meglio di me. Però no, il discorso che hai accennato tu secondo me non esiste, esistono altri tipi di discorso, è un discorso tattico, è un discorso probabilmente anche fisico di preparazione. Abbiamo dato molto all'inizio, c'era la Supercoppa che noi abbiamo vinto all'inizio e quindi ci siamo portati a casa un trofeo, il trofeo stagionale, adesso stiamo pagando quello sforzo iniziale. E ci sono anche altri problemi, c'è il discorso legato al VAR, che secondo me non è una questione di complotto. È una questione che, se si analizza bene, è anche abbastanza facile comprendere i motivi, perché c'è un superattivismo del presidente della società che certamente non ha portato conseguenze positive. Sono convinto di questo. Io sul cambio modulo non sono invece convinto, perché credo che nel momento di difficoltà Lazio debba ripartire dalle poche certezze che ha. E se questo modulo ha portato fino a questo punto, ovvero a oggi un quinto posto, ma comunque anche un buon percorso in Europa, io credo che Inzaghi debba... Vi ricordo che Irrati, comunque, quello che non ne ha perché non lo fai finire? Il VAR, perché, perché so non lo fai che finire? Sai che mi dice Marco continuamente? Ma perché quello non fa mai finire gli altri?
È da prima che me lo dice. Marco è un buon ragazzo, ma può migliorare. Ma può... pensa che lo dico talmente piano che lui riesce a puoi fare, ma tu puoi fare meglio. Ce la metto tutto. Irrati è quello di Roma Inter. Irrati è quello che nella Roma Inter di Orsato non dice ad Orsato che il rigore su Perotti era solare. Quindi questi sono arbitri che hanno evidentemente un modus operandi che li caratterizza in ogni ambito di partita. Tra l'altro credo sia lo stesso VAR di Milan-Lazio quando esattamente, quindi... se voi li seguite questi qua, vi rendete conto che ogni domenica questi, perché probabilmente o per protagonismo o perché vogliono però essere... Però secondo me la situazione va risolta a monte, sì, certo. Come negli altri sport. Chi gioca a scherma può chiamare di andare a rivedere comunque il tocco, dall'inizio, dato diciamo, o non dato. Simone. Basterebbero due chiamate per tempo a ogni squadra, recupero e rivederci. Come il basket, poi io capitano, come il basket, vado a chiamare o non vado a chiamare. Alberto, lo dico io, non lo deve questo dire. È corretto, solo dalla prima giornata l'aveva detto, io sono passatista, ma ho sempre detto che invece il VAR... con il VAR continuano le polemiche e si perde più tempo. Invece fermo un attimo. Vorrei invece un parere autorevole sulla VAR o sul VAR di Marco. Io compro una vocale e chiedo l'aiuto da casa. Ma vabbè, io sono un ex giocatore di basket, tuttora mi diverto a giocare con queste squadre tipo nazionale artistica è un parolone, però... E nel basket la VAR era la famosa prova televisiva, c'è da sempre. Se applicata con un minimo di raziocinio può diventare un'arma in più per gli arbitri. Però c'è anche un'altra cultura nello sport in America, perché comunque non c'è questa pressione. La VAR è arrivata senza preparazione in Italia. Da noi è arrivata senza preparazione e sicuramente l'idea che dalla panchina si possa chiamare una VAR in un momento in cui c'è un'azione dove il giocatore realmente sente il contatto, per esempio per un rigore o per un fallo importante magari negli ultimi minuti di gioco, perché no? Cioè, perché no? Perché non dare questa possibilità anche agli allenatori, per esempio? No? Chiamare la prova televisiva. Nel basket funziona così. È così che tu lo puoi fare, anche chiami. Anche chi si sente. Sì, ma nel calcio c'è un sistema di omertà, fondamentalmente, sì, sì. In Italia, bravo. Perché in Inghilterra. Le immagini del VAR che gli arbitri vedono, le vedono anche gli spettatori sul maxi schermo. Allora non ci danno le immagini dei rigori, cioè, dobbiamo andare a trovare. No, il problema è questo qui, cioè nel rugby l'arbitro mentre parla con i giocatori ma anche con gli assistenti e con quelli del VAR, l'audio è libero e lo sentono tutti. Sì, certo. Per quale motivo l'audio degli arbitri della terna del VAR deve essere assolutamente chiuso e comunque segretato? Posso fare una domanda a tutti? Al di là di tutto, cioè... Fermo restando che l'applicazione del VAR in questo caso è stata discutibile in questo campionato, ma secondo voi attraverso l'utilizzo del VAR il numero degli errori arbitrali si è ridotto o no? Io dico di sì. Si è ridotto, però si acuiscono gli errori. Si è ridotto, si spiegano meno, sono meno spiegabili. Si acuiscono gli errori perché questo è un altro elemento. Però il numero degli errori nel suo complesso diventano dei casi. Allora l'errore colpisce il tifoso, quindi diventa un fatto eclatante. Laddove invece l'intervento su una decisione che poteva essere ingiusta livella e quindi ne trae beneficio. Sì, ti faccio un velocissimo esempio sul Milan-Lazio. Poi siccome ne riparleremo quando vedremo le immagini, vi prego, siccome sulla VAR si discute dalla prima giornata, il tempo massimo per poterne parlare adesso è un minuto. Sì, io volo sul Milan-Lazio. Non ce la facciamo più. Se ci fosse stata la chiamata da parte degli allenatori, probabilmente Inzaghi il gol di Crotone di mano non lo avrebbe chiamato. Perché lì per lì soltanto il portiere forse si sarebbe accorto. Ma il giorno dopo, a quel punto, il tifoso non se la prende più con l'arbitro. Dice... Allenatore, capitano, per quale motivo voi non l'avete chiamato? Perché non se ne sono accorti. Perché non se ne sono accorti. Però comunque... Non se ne esce mai. Però comunque sull'arbitro viene un attimo... Guardate che c'è stato uno per Michele. Il problema è che c'è stato un eccesso di VAR. Perché la regola iniziale era che la VAR dovesse intervenire solo quando ci fosse un errore evidente. Invece adesso si è sostituita. Marco dice che parli troppo e rompi i maroni. Detto questo. No, ancora l'ha detto solo di te. Marco.
Marco, sei tu. Sappi che io so perfettamente che è il fetente che ti fomenta e non sei tu, lo so, è un meccanismo. Detto che questo, conosco. Scusate perché è quello che grazie diceva Marcello perché, prima. Per aver ascoltato l'implorazione di non parlare. Hanno parlato tutti, fammi dire la mia. Come non hai parlato? Allora, l'arbitro. È partito da te? No, adesso concludo allora. L'arbitro. Apre e chiude, apre e chiude. La suona e se la canta. La lui l'arbitro, è meglio, no? Lui è meglio, in certe situazioni, Michele, ascoltami bene, in certe situazioni probabilmente, siccome come dicevamo prima tanti errori sono stati visti e poi corretti dalla VAR, adesso lo stanno facendo di meno perché stanno facendo delle tali figure, diciamo non... Barbine, bravo, e probabilmente oggi lo stesso arbitro guida nel momento in cui aveva deciso che quello non era rigore, per non farsi sputtanare dal VAR, perché era talmente evidente, non l'ha fatto vedere. E in tante situazioni forse è successa la stessa allora, cosa. Allora, fermi. Intanto chiedo se è possibile poi collegarci per la partita, per avere informazioni su Inter-Napoli che è iniziata, poi fra un po' avremo anche un collegamento importante. Invece, come lui è stato il primo a dire questa cosa all'allenatore, io ci tengo tanto a spiegare invece perché non la sopporto. È per il gol, quando i giocatori quando stanno non ti lì, consentono di gioire, risultano e il termine, anche se l'orario non è protetto, è coito interrotto. Cioè il giocatore che fa così poi si deve fermare e non si sa se poi può riesultare dopo o non immagine è bruttissima, andrò a dormire malissimo stasera con questa cosa, vedendo una partita mi sentirò bloccato. Cioè ogni volta che c'è questa cosa pensi a questo. Oddio, mi sento bloccato, però è azzecca la... È così, l'esempio è quello. Oggi c'era anche sul calcio di rigore del Cagliari, sì. Sono stati tutti lì così messo e poi... Perché era proprio incerto, perché c'era il precedente. Mi ricordo che la prima volta in questo campionato è accaduto questa cosa del gol alla SPAL, che sai che seguo con molto affetto, e stavo lì così. Con questi che avevano prima esultano, poi si fermano un attimo, rimangono fermi così, aspettano e poi ricominciano esattamente da quel momento, che non è facile, no. E riesultano, d'accordo. Siccome parliamo fra poco di Inter-Napoli, chiedevo, so che Tiziano non abbiamo nuove informazioni in questo momento, ma no. Mi dicevi prima che avevi preparato comunque una brevissima statistica. Sta giocando a Pac-Man. No. La Juventus con la vittoria di oggi raggiunge l'undicesima vittoria consecutiva. Nelle ultime 14 gare ha subito solamente un gol, che è quello di Caceres a Verona, una sfida comunque vinta per 3-1 e realizzati 28 gol. E nelle ultime 9 gare non subisce nessuna rete. Pensiamoci. Allora Gianluca... siamo tutti meglio. Perché c'è qualcuno che ha rimproverato la Roma e dice no, avete fatto vincere lo scudetto. Guarda, dico, se lo vincono, quelli lo vincono da solo. Gianluca Guarnieri che sta seguendo per noi Inter-Napoli. Gianluca, che cosa sta accadendo? Allora Michele, buonasera a tutti. Innanzitutto Inter e Napoli siamo intorno al quarto minuto del primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0, partita che è iniziata subito a sprombattuto. Le due squadre si stanno affrontando a tutta velocità, grande pressing. Se vuoi ti dico le formazioni, Michele. Allora, velocemente le formazioni, prima che ci dobbiamo fermare un attimo, prego. Sì, allora l'Inter di Luciano Spalletti è in campo nel 4-2-3-1, con Handanovic in porta, Joao Cancelo, Skriniar, Miranda e D'Ambrosio come linea difensiva. A centrocampo le prime sorprese, Brozovic e Gagliardini al posto di Vesino e di Borja Valero. La linea di tre quarti è formata da Candreva, Rafinha e Perisic e in avanti Maurizio Icardi. Risponde il Napoli col suo canonico 4-3-3, Sarriano con Reina in porta, Isai, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa, a centrocampo Allan, Jorginho e Amsic e in avanti Caleon, Martens, Insigne. Arbitra Orsato Di Schio. Siamo al quinto minuto, l'unico pericolo, un tiro da fuori area di Lorenzo Insigne al secondo minuto. Michele, ti restituisco la linea. Sì, Gianluca, una cosa sola ti volevo chiedere. Iniziando la partita, cioè l'approccio alla gara è stato più favorevole a una o all'altra? Chi è che ha cominciato ad attaccare prima? L'Inter ha cominciato ad attaccare proprio cercando il pressing da parte di due centrali di centrocampo, D'Ambrosio, Brozovic e Gagliardini, soprattutto su Jorginho, che è il playmaker azzurro. Spalletti è sempre stato un po' in questo l'antisari. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie Gianluca. Io lo devo ridire ogni volta perché noi abbiamo... per fortuna anche il pubblico che ci segue dopo le 10:30, che è un orario canonico, no? Perché quando invece, lo ricordo sempre, non ci sono posticipi di Lazio e Roma, andiamo in onda alle ore 20, però poi la replica sarà immediata e voi già sapete, chi ci segue replica, il risultato. Esattamente. Andiamo in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Mi raccomando, state sempre con noi che abbiamo ancora tante cose da raccontarvi.
Allora, mi dispiace che ti devo, che insomma, per forza devo parlare con te per questa questione, visto che tu mi hai messo distante anche dal nostro Tiziano questa sera. Io so che Tiziano ha delle novità per noi. Sì, mi stava accennando a qualcosa che riguardava, tra l'altro, i casi, allora, il caso De Vrij, credo che poi ne parleremo, lui è stato presidente dell'antidoping, credo si dice che sia un caso burocratico, poi lui ce lo spiega meglio. Però ci sono delle dichiarazioni sia di Joao Pedro e poi qualche informazione di mercato su De Vrij? Sì, c'è stata una conferenza congiunta tra Joao Pedro e il presidente del Cagliari Giolini. Joao Pedro ha affermato che è una situazione difficile che non avrei voluto e mi dispiace molto per la mia famiglia e la società. Il Cagliari mi è vicino. Il giocatore del Cagliari è stato trovato positivo all'antidoping a causa di un diuretico proibito. Sono sicuro e fiducioso di non aver fatto nulla di illecito o illegale e non ho nulla da nascondere. È un incubo che spero possa finire presto. Il medico brasiliano che mi segue mi ha prescritto un integratore e adesso dobbiamo individuare la sostanza che mi ha danneggiato. Sono pronto a dare piena collaborazione alla Procura federale. Come ho detto, è stato presente anche il presidente del Cagliari Giolini, che ha affermato di dare un massimo sostegno a Joao e ribadirgli la piena fiducia della società. Sono certo della sua buona fede. Vorrei però precisare che il nostro staff sanitario non era al corrente della situazione. La società è estranea. Riguardo a De Vrij... È veloce invece. Sì, riguardo a De Vrij è stato accostato all'Inter ed è stato chiesto oggi nel prepartita al direttore sportivo Ausilio. Ausilio ha affermato che non parla di giocatori che non sono dell'Inter, quindi non ha confermato questa voce. Allora, un attimo, solo apriamo una parentesi, poi torneremo a fare il ping pong sulla partite anche della Lazio e della Roma, però noi abbiamo chi meglio non di Pino, è stato presidente dell'antidoping per tantissimo tempo. Allora ci fai questo distinguo? No, io chiedo scusa un attimo, solo prima una risposta con Pino, un secondo, glielo potete dire, anche perché altrimenti non c'entra con la partita. Grazie Giuliano, adesso arriviamo subito da te, velocissimo Pino. Sì, certo. Allora, si può ancora prendere un integratore dato da un medico che sta dall'altra parte del mondo, Joao Pedro? Questa è ovviamente una sciocchezza, ovviamente, che ha fatto il giocatore, perché la cultura che abbiamo nel tempo cercato di trasmettere proprio attenzione anche all'acqua fresca, quindi se lui poi viene... Prende un integratore, non può, una follia. Oltretutto i primi casi della mia storia del lontano 2001 erano pieni di integratori contaminati nel 2001. Poi mi spieghi un attimo questa storia di De Vrij. La storia di De Vrij non è comprensibile, neanche quella. Non, cioè, è comprensibile, ma soprattutto è inconsueta, nel senso che noi non abbiamo mai convocato nessun giocatore. Nel senso che se il giocatore è positivo viene immediatamente sospeso e poi parte la parte giuridica, quindi non può essere positivo. E sul discorso delle firme, altrettanto strano, perché come fanno ad aprirsi delle buste con i referti che sono secretate e sigillate? Come si fa a capire che lui non ha firmato due volte, come si dice? Oltretutto questo è un contesto dove chi sta lì dovrebbe vigilare. Io ti posso dire che ai miei tempi c'erano dei rappresentanti cosiddetti federali che rappresentavano la Federcalcio e che garantivano all'atleta che tutto fosse svolto nel modo migliore. Mi chiedo solo una cosa, ma se tu non firmi un documento non c'è qualcuno che dice guarda non hai firmato? Infatti la stranezza, ma la stranezza è come fai a sapere che il documento non è firmato se il documento è segretato? Ah sì, va bene. E rimaniamo con questo punto interrogativo, torniamo alle partite, perché mi interessa molto, è uno di noi, questa sera non c'è ma ci sarà prestissimo. Allora, volevo un parere su questa partita, perché ancora non abbiamo parlato tecnicamente di Cagliari-Lazio, da parte di Giuliano Giannichetta. Giuliano, grazie e buonasera a te. Ciao Michele, buonasera a tutti voi. Giuliano, che partita è stata per te? Tu che sei un allenatore. Una partita strana. È chiaro che a livello di punteggio è stato un punto guadagnato, visto che fino a 5 secondi alla fine la Lazio stava perdendo. Però sinceramente ho visto una Lazio stanca, ma stanca di testa ma non di gambe, perché sennò altrimenti non hai quella reazione fino alla fine della partita. Però veramente ho visto una Lazio abbastanza lenta, ma ripeto, secondo me è stata più la testa che le gambe, anche se Simone ha cercato di ruotare qualche giocatore, però è un momento così, è un momento che poi gli altri come tirano fanno gol e indovinano azioni o gol della domenica, come è successo anche giovedì in Europa League. Però è un momento che deve passare e bisogna stare tutti uniti e
provare a fare il possibile per andare avanti, anche perché adesso stasera con la vittoria del Milan, e il Milan se vince lo scontro diretto è un'altra squadra che molto pericolosamente si avvicina alla zona Champions, per cui bisogna riprendere subito il cammino con le vittorie, perché le altre sembrano non fermarsi. Allora, scusami Giuliano, è un interrogativo che si pongono molti. Dovrebbe cambiare qualcosa a livello di modulo, secondo te, adesso Inzaghi? Ma adesso questo periodo che un po' così e così ormai va avanti da un po', no? Ne stiamo parlando da qualche domenica a questa parte, che la Lazio è un po' stanca, che forse si può cambiare qualcosa. Lui ha delle certezze, perché se è arrivata a giocare così bene, se è arrivata addirittura seconda e terza in classifica, se è arrivata agli ottavi di Europa League con questo modulo, cambiarlo potrebbe significare perdere un po' di certezze che si sono, così, sono diventate forti proprio perché hanno sempre giocato in questo modo. Cambiare adesso, ripeto, noi abbiamo affrontato anche l'intrasmissione da te, se cambi e le cose vanno male, veramente queste certezze poi rischi di non trovarle più. Se vanno bene puoi dare una spinta come entusiasmo e come morale. Queste sono cose però che bisogna vedere giorno per giorno a seconda degli uomini chiave che stanno bene, perché al di là del modulo, il modulo poi lo fanno i giocatori. Se Milinkovic non sta al 100%, se Luis Alberto non sta al 100%, se Felipe Anderson va a corrente alternata, puoi giocare in qualunque modulo, ma se questi giocatori, che in teoria devono farti la differenza, sono un po' sottotono, è difficile giocare con qualunque modulo. Allora Giuliano, prima di salutarti, un tuo parere velocissimo sull'arbitraggio? Ma io non parlo degli arbitri, io per come interpreto il calcio non avrei dato né il rigore col Di Immobile né quello al Cagliari, per cui nessuno dei due rigori, perché il calcio è veloce e per quanto riguarda il rigore di Immobile il contatto ci può essere, però andavano tutti sulla palla e mi sembra che un po' Immobile allarghi un po' la gamba. Per quanto riguarda quello dato contro la Lazio, Felipe lì stava proteggendo il pallone, è arrivato sì il giocatore del Cagliari, ma una dinamica talmente veloce che secondo me non era rigore, in cui non avrei dato nessun rigore. L'unica cosa che non vorrei, che il fatto di dire sempre la VAR e il rigore, questo e quell'altro, però non deve essere un alibi, parlandone secondo me poi alla fine quest'alibi entra nella testa dei giocatori e secondo me non è giusto e non bisogna farlo. Bravo Giuliano. Giuliano, adesso scateniamo la polemica con il tuo parere, poi lo voglio sapere e poi parleremo di questo, perché qui già li sentivo parlare. Prodezza di Immobile o colpo di fortuna? Ma secondo me è 50-50, nel senso che lui è andato per prendere la palla in quel modo e cacciare in porta. E secondo me la prodezza sta nel pensare il gesto in quel pochissimo, in un secondo, neanche mezzo secondo, lui è andato incontro alla palla pensando di fare quel gesto, perché quella è una prodezza. E 50% di fortuna, perché proprio è andata esattamente a fare pallonetto al portiere, che aveva un po' anticipato la sua posizione, perché se il cross fosse stato più lungo sarebbe uscito, per cui secondo me metà e metà. Però secondo me la prodezza è pensare a quel gesto in meno di un secondo. Sei il numero Giuliano, uno Gianni Chedda, allora, sei il numero uno per Giuliano, onestà intellettuale. Grazie Giuliano. Sono fiero di te. Grazie mille. È tuo padre che parla. Giuliano, grazie. Noi, così come spesso con gli amici dell'Universo nominiamo Teleroma, nominiamo anche loro dicendo che noi ci vediamo lì nella nostra trasmissione dedicata alla Serie B. Andata male al Frosinone, eh? Sì, ho visto la partita, sì, domani poi ne parliamo. Andata male. Giuliano, a domani, e un abbraccio e grazie. Ciao a tutti voi, ciao Michele, grazie. Grazie. Saluto. Io credo che sono l'unico che parla di televisioni diverse in varie televisioni. Allora, colpo di fortuna, io non riesco a capire perché voi prima vi sentivo con loro, dicevate che era un colpo di fortuna, e chiedo adesso a Marco. Il titolo ma, almeno. Ma, tutti, ma lui va a colpire col tacco, poi vabbè, sì, se la palla va una casualità, voi, su. Perché colpo di che fortuna? Che la palla vada a finire lì è una casualità. Secondo me totale. Ci ha messo la gamba. Addirittura, sì, secondo me ci ha messo la gamba. Quello è un gesto che fai di istinto, nel tentativo di mettere il pallone, se ti va bene, sulla testa di un compagno. Ma proprio della Roma, sì, Pino. Sì, sulla sì, testa di un compagno. A lui gli andata, sarebbe il gol del secolo a questo punto. Gli è andata addirittura in porta. È il gol del secolo. Tra l'altro non poteva neanche accorgersi che il portiere era fuori dalla porta, perché era di spalle.
era di spalla la palla. No, ma io non capisco. Quindi cioè, ha secondo fatto voi... un gesto di istinto, sì, capito? E beh, ma è un istinto generale. Anche Mancini ha fatto un gol. Sì, lei voleva segnare. Il problema è che lui no, pensava di segnare ma che paragoni quello di Mancini? No, ma perché... Ma lui vuole segnare, Mancini segna di fianco, lui la butta dentro, di fianco, segna che di fianco con l'intenzione di segnare. Lui fa un gesto istintivo, tentando di tirare il pallone. Il forse voleva chiudere la partita, ha fatto un gesto e allora ha detto esatto. Vabbè, diamo un colpo di tacco. Ma che state a dire? Ma scusami, mi fate risentire il vecchio laziale che c'è. Ma allora scusa, il colpo di testa di Manolas, bellissimo, no, col Torino. E che la voleva mettere proprio lì? Ma quello no, è colpo, tu lo stai bene. Ma c'è che vuol dire? Nella logica dell'azione. Con lui la schizofrenia sei bipolare, stasera non stai tripolare, bene. Tripolare. Guarda che mai. Paragonare Manolas a gol di Manolas a quello di Mobile. L'arbitro ha dato 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Che c'erano, perché c'era stata la VAR lunga, hanno ragione. Mancano 8 c'erano secondi, anche di parte questo traversone che tra l'altro è basso, il traversone è basso. Spalle alla porta. Ci mette il piede, quello che è bravo lui succede, che nella disperizione fa, prova. Ma non è, ma no, non c'era neanche ma non è, no, provare già no, qualcosa di diverso. No, lui dico, l'ha buttata così come siccome, andava, andava. Ma sai che dite? Ma come? Avvocato, siccome Immobile non segna mai. Ma no, ma Immobile è stranamente. Siete ridicoli. Ragazzi, ma di calcio, voi. Ma, rende... ma che dici? Segnalo che Gianni... segnalo che Gianni Chetta ha detto quello che ha detto io. Fermi, 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 dimmi, scusa. Dimmi, no, dimmi. Sai che mi piace? È questa sobrietà che c'è tra i tuoi ospiti. Un titolo nessuno può aspetta, Marcello, Marcello, scusatemi. Gol bellissimo. Stanno cercando il famoso calcio di rigore perché dobbiamo fare un'operazione di ricerca. Però questo l'abbiamo visto. Sì. Lo possiamo rivedere, Alberto, appena mi dai l'ok, il gol di Immobile? Cioè, nelle perché... immagini di fronte. Cioè, beh, almeno il gol ce lo mettono, sì. Non si sa mai. Se avessero saputo che ne discutevamo, non ce lo mettevano, capito? Cioè, se lo paragoni al gol di Mancini, mortifichi i Mancini. No, io... Mancini. Cioè, per esempio, il gol di Mancini nel derby contro la Roma. No, fu... lui parla di Mancini con la Lazio, gol di Parma. Parma. Quello fu un gol. Ma quello Mancini fece un gol nel derby contro la Roma. Così come quello che è della Dinamo Kiev, è stato di tacco, l'ha voluto, giusto? Certo. Ah, non possiamo, ecco perché. Pensavo che i indiani di Comorbi... No, noi siamo in diretta, hanno ragione, non possiamo in questo momento... c'è tutta la questione dei diritti, far vedere immagini e far vedere immagini di partita. Però veramente siete clamorosi su questa storia del gol. No, questa non ho capito, però abbiamo visto il resoconto di info. Prima c'è il tempo, è accaduto, deve accadere un quarto d'ora prima che inizia una partita in diretta, i cui diritti sono venduti alle emittenze nazionali. È una regola, e me ne ero dimenticato, chiedo scusa, se volete, perché è complicato, è peggio della VAR. La possiamo rifare qui. Come? Tu l'hai vista? Io, ovvio. Per te è un gol fantastico. No, te l'ho detto prima, ci ha messo, secondo me, anche pensato, speriamo bene, secondo me. Però, certo. Però posso dire una cosa? Ma chiunque gira in porta dice così. Posso dire ai colleghi romanisti una cosa con il sorriso sulle labbra? Se l'avesse fatto Totti, avrei detto ci sarebbe già di DVD. Stessa cosa. Sì, chi mi conosce... No, stessa cosa. Io poi in particolare. No, non è vero. Non guarda, è vero. Io ricordo un gol di Piacentini in un derby. Sì, Piacentini da 30 metri a no, anche da 40 sì, del quale io mi sono vergognato. Che è andata all'incrocio dei io ti dico io no, ho provato, Marcello, ho tu sai la mia simpatia per Totti, perché insomma, ne abbiamo fatte mille discussioni in certi momenti anche con i romanisti. Però vi assicuro che se lo faceva Totti, ma io per primo avrei detto che era una protezza e voi tutti avreste detto che era una protezza. No. Guardate, ne fece uno abbastanza simile in un Torino-Roma. Pino, posso dirti una cosa? In un Torino-Roma. Ma questa sera... comunque ci mise il piede. Questa sera sono di una disonestà intellettuale clamorosa. Negano pure questo. Può passare, perché io poi sono uno che tante volte dice il rigore della Lazio non c'era, e mi dicono tu sei intellettualmente... Una volta che dico una cosa che non coincide col pensiero, me la dovete dare, però come fai a dire che non cioè un giocatore che la prende di tacco non è che in quel momento di tacco sa che la mette lì, ma credo che provi a fare il pallonetto, ma in quale punto del campo la prende di tacco, la prende anche dal rigore, dai, ma nessuno ha detto che spalla alla porta, scusami, nessuno dice che abbia tentato il pallonetto. Io dico che è andato nell'unico modo in cui un giocatore intelligente deve andare a livello tecnico. Sarebbe stata casuale se Immobile fosse rimasto assolutamente fermo con la sua mattonella
No, lui c'è andato. Alzando il piede la prende Simone, ma lui sta a spalla alla porta. Sì, ma lui va incontro al pallone. Perdonatemi, fermi, fermi. C'ho un esempio, poi quando vedremo l'immagine, che credo che calzi. E lo ammette pure. No, è il gol del Cagliari che è casuale e si verifica questo. Sì, perché certo, lo dice perché gli sbatte, quello è un gol casuale. Il gol della Lazio è un autogol del Cagliari. È un autogol. Alla fine sembra quasi. No, ma non è chi merita o no. Quello è un autogol, è stata fortunata la Lazio. Dopo però il gol del Cagliari lo dice anche lui quando parla alla folla, ma è sbattuta la palla in testa dopo la traversa. Quello è un gol fortuito. Certo. Quello di Immobile no. È ci voluto. Va. Quello di Immobile è voluto. E lui spera, non ecco, abbiamo la foto. Ragazzi, ragazzi, la foto ce l'abbiamo. Allora perché, visto quel gol? Ma perché l'avrebbe messo il tappo secondo te? L'ha messo perché dire voleva mancandono 30 secondi alla fine della partita. No, è errato dire che è sbagliato dire che lui mette il tacco perché lui va incontro alla palla e poi il colpo lo cerca. Se rimani fermo e arriva la palla, alzi il tacco, la palla entra, ok. Ma se tu vai incontro e fai un passo e due passi, lui va nell'unico modo in cui può prendere il pallone, semplice. Lui va nell'unico modo in cui può prendere. Guarda le magie per non fare vedere le immagini di movimento che sta facendo. Questo, se mi domandi se merita Immobile di essere capocannoniere, vediamo piano piano. Queste sono foto, queste sono foto, non sono. Ma certo, non sono immagini. Allora lui guarda il pallone. Non guarda il portiere, non guarda la porta. Palle alla porta. Ma intanto guardate, sta andando incontro alla porta. Sì, certo. Il pallone cerca di anticipare. Sulla testa di e lo anticipa. E anticipa, ecco. Certo. Ma che sia un gesto coordinato è fuori discussione. Ma che sia un gran gol, questo è un altro discorso. Che è un gol voluto, questo secondo è un altro discorso. È coordinato. Si prova 10 volte, assolutamente sì. Si trova una parabola del tutto... No. Particolare, guarda come, guardate un altro discorso. Beh, così è ma scusate, ma sarebbe involontario il gol se voi diceste che lui con quel colpo di tacco voleva passare la palla a qualcuno. No, lui voleva tirare in porta, sicuramente. No, credo volesse fare il pallonetto. No, guarda, lui fa un gesto molto difficile e coordinato per andare sul pallone. Quello che viene via, poi che volesse segnare. Come non può segnare? Certo che voleva segnare. Fare? No, perché tu sei butti la palla dentro, quello che succede. Che voleva fare? Ragazzi, dimmi, ragazzi, secondo voi questo è un gol cercato? Questo è un gol cercato. Beh, certo che a 8 secondi alla fine lui avvocato tira in porta. Avvocato, io si sta cominciando Alberto. Ci sono. Scusate, io andrò a dormire stasera con questo enigma. Ma che voleva fare secondo lui? Butta la palla dentro. No, dimmi che voleva fare. Butta la palla dentro. Butta la palla dentro. Cerca la spizzata. Non lo sa neanche lui. Ci vai alla disperata. Avvocato, mi devi spiegare. Se voi mi dovete. Ma lui non vede il portiere. Lui vede il portiere? Vede la porta? Ma no, è ma di non spalle. Mi ha risposto, non mi ha risposto. Scusa, Pino, gli rispondo io una cosa. Poi quello che qualsiasi giocatore è stato fortunato, scusate, non mi ha risposto. Non esiste ho più. Risposto. Ma sta, noi dovremmo fare suscitare Parola che faceva le rovesciate straordinarie e chiedere se lui vedeva il portiere quando faceva le rovesciate. Non lo vede perché se fa la rovesciata non lo vede il portiere. Cioè, è una ma neanche Mancini aveva visto il portiere. Allora adesso Mancini era di fianco, ma che se era di fianco, ragazzi, che dite? Era di fianco sul primo palo e fa un gesto intenzionale. Dite che è una prudenza perché è andata in prescrizione, perché sono passati 18 anni, non lo dicevano all'epoca. No, ma sai, questa io vi ringrazio perché un quarto d'ora di divertentissima trasmissione non prevista. Vediamo quanti altri. Non mi convincerete mai che Immobile volesse fare un colpo di tacco e andare a cercare. La voleva buttare al centro, professore. Questo voleva fare. No, voleva segnare. E allora hanno ragione loro. Voleva tirare. Allora Alberto sei contraddittorio. Fermi. Fermi un attimo, perché uno. Questo è come quando si sono i giurati dei processi. Uno, noi di innocentissimi, ce lo siamo portati. Sì, Alberto sta partendo. Se dici questo hanno ragione anche, ma forse anche ma certo Mario. Io, dire, allora, allora hanno ragione loro. Io dico che è fortunato però. Cioè, perché una cosa così, un su pallonetto... non c'è dubbio. È ovvio che non c'è che sia stato fortunato. Questa è piaggeria. Questa è piaggeria nei vostri confronti. Invece qui c'è un fronte molto saldo. Mi fai dire questo? Molto saldo. Fai dire questo? Non cederà mai. Stai facendo il ruffiano. Però, allora, Michele, facciamo una cosa. Neanche mi arrabbio. Michele, facciamo una cosa. Come la trasmissione fa in replica. Siccome la trasmissione fa in replica, poi...
nella replica ci aggiungiamo la risposta sua che ancora non arriva. L'ho detto, la butta dentro. Vabbè. Ma quante volte butti fermi? No, lo riprovo. Scusa, 8 secondi alla fine, uno ci provi. Poi deve essere il segno della croce. Quello va. Se tu mi dici questo è il gol dell'anno, come risultato è un gol dell'anno, perché dice che Marco ha la soluzione. Guarda, ho chiamato Simone, Marco ha la soluzione. Ho chiamato Immobile, gli ho chiesto. Io ho detto, senti, ma c'hai idea? E lui mi ha risposto, ma perché go? Perché stava di spalle e non c'era. Scusate, quindi probabilmente c'è più. Ancora? La partita di Coppa dell'anno scorso, Perotti fece un cross con la Rabona e la palla andò fino all'incrocio dei pali. Che era un gran gol? No, era un gol fortuito. E lui ha detto, infatti, ha alzato le braccia e ha fatto non ho tirato. Anche io vorrei dire agli ascoltatori, cioè tira. Nella replica sarà la verità dell'avvocato. Adesso non la possiamo dire, ma quando ci sarà la replica lui interverrà all'interno della replica. Chiedimi del gol di Florenzi col Barcellona, chiedimelo. Com'era? Fortunoso. No, aspetta, fantastico. C'è una differenza. Lo vede. C'è una differenza. Tutti ci provano. C'è una differenza sostanziale. Florenzi tira in porta e gli va bene. Immobile non tira. No. Allora, tu puoi anche andare, ma che lui non tira in porta. Dove voleva tirare? Datemi questa risposta. La voleva buttare come andava. Ma certo, 8 secondi dal campo. Visto che non segno mai, fammici provare. Perché Immobile uno che non segna mai. Almeno un gol l'anno lo voglio fare. No, devo dire che a 8 secondi siamo tornati indietro negli anni, è un teatrino, ma vi assicuro che nulla è organizzato, per cui è molto spontaneo. E siamo tornati indietro. Attenzione, dall'amico nella replica diremo la verità. Avrete la verità. Vabbè, scusate. Comunque, a 8 secondi dalla fine tu tiri. Allora, provi così facendo il segno della croce. Questo è andata bene, però non puoi dire che non sia un bellissimo gol. No, lo è. Molto fortunato. Detto che al di là degli altri che ha segnato è un gran bel gol, ma non voluto, non intenzionato. Siamo di una botta di fortuna, fermi. Tiziano, se è scatenato qualcosa, poi me lo dici. Se tutto il mondo dice che questo gol è fortunato, va bene. Ok. Allora, invece, alla fine siamo quasi allo scadere della pubblicità, quindi devo andare un secondo anche da Chiara. Però voglio il tuo, quello che dici tu è giusto. È stato un gol bello o un colpo di fortuna? È bello. Hai voluto far pace. È bello. Va bene, grazie. A noi non gliene frega niente. Ha detto Chiara, ricordiamo ancora Facebook, che poi dopo cominceremo a leggere anche alcuni messaggi. Lo ricordiamo? Vi ricordo ancora che per poter commentare la puntata di questa sera seguite la pagina Facebook di Teleroma 56 e lasciateci i vostri messaggi sotto al post. Bene, grazie. Io adesso, grazie Chiara, stavo pensando che quando vedremo le immagini, se faremo il tempo, perché non so, o la foto del calcio dei calci di rigore, poi mi scatenerà ancora più. Ve l'ho detto che era molto più Lazio che non Roma questa sera. Oggi no? Sì, parte che è più recente. Roma 3-0. Dopo me lo dici però come aveva giocato la Roma. Provocatore Alberto. Sì, riapriamo poi subito dopo allora con il nostro Alberto. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Sai una cosa? Sì. Che malgrado tutto, che tu sei lontano, lo so, fra poco andremo anche al collegamento con Inter-Napoli, ma so che ha una notizia sconvolgente. Uno scoop vero? Allora, c'è una notizia dell'ultima ora. Abbiamo parlato del gol di Immobile. Se Immobile avesse voluto fare quel gesto, c'è chi lo ha chiamato a telefono. Però c'è chi ha chiamato Francesco Dotti, proprio lui che prova a far partire il video. Ha risposto a suo modo di Immobile. Non so qui se riesce a partire il video con un cucchiaio dei suoi. Eccolo qui. Siamo al Circolo Aniene. Vedete, il portiere sta mettendo la barriera. Illecito con Malagò, allora. Andrebbe messo un uomo sul palo, però sta per fischiare l'uomo. Ma quello col fratino da Vigile Urbano è il portiere? Sì, eccolo, pallonetto. Questo credo sia voluto. Allora, il cucchiaio di Totti, secondo te, Pino?
l'ha fatti tanti. È voluto, è un gesto atletico? Assolutamente, assolutamente voluto, fa parte delle sue caratteristiche. Poi a calcetto è pure più difficile. Sì, sì. Infatti, va bene, quindi questo dimostra un altro stile. Scusate, sì. Il portiere mi sembra non esente da colpe. Sì, va bene, dai. No, perché lui non ce l'ha con Totti. È uscito comunque sui giornali questo gol, perché era effettivamente clamoroso, è vero. Sì, sì. È uscito sui giornali. Dai, vabbè, dai. Io c'ho il DVD. Uno solo? Allora, mi fate sapere se siamo pronti per Inter-Napoli, un attimo solo, per... Non ancora? Benissimo, non ancora. Allora, torniamo a noi. Stavamo facendo una domanda ad Alberto. Mi spiegate perché il mio sgabello, io sarò molto piccolo, ma è così è piccolo. È molto fantoziano. Sì, adesso qualcuno mi deve dare una mano, perché no, se io tocco qua vado ancora... Non da seduto. Se sembra io... quella poltrona che aveva Fantozzi che sì, si volava sto sprofondando sempre di più. Va bene. Allora, mi avevi ricordato? No, niente. Hai visto? Va bene. Hai visto? Fa niente. Allora, andiamo da Gianluca Guarnieri che ci dice che cosa sta succedendo su Inter-Napoli. Forse sì, forse no. È caduta la linea, allora poi lo richiamiamo un po' dopo perché altrimenti impazzisco. No, ma ho visto un Alberto molto provocatore, chiusura insomma prima della pubblicità. E ma quindi... lo facciamo per gioco, ormai ci conoscono da tanti anni. Però siamo tre amici, lo facciamo per gioco. Sì, stasera è il clima. Poi mi fai una cortesia, se Alberto, mentre ci colleghiamo con Gianluca Guarnieri, ha altre inquadrature dall'altra parte, mi viene sistemato lo sgabello, che io non so come si fa, perché sto andando sempre più a terra. Allora devi dire una cosa sulla classifica, attenzione al Milan che sta a 3 punti dalla Lazio e 6 dalla Roma. E c'è una partita in meno. Allora pensate che... Adesso sta a 9. Deve il derby. Adesso sta a 9, non sta a 6 dalla Roma. Ah certo, io gli ho dato la vittoria. Mi testimone Noemi, guarda, sì. Invece vi ringrazio perché all'inizio tesissimo, un po' abbacchiato, eccetera, mi state veramente grandissimi, veramente. Beh, ma te ci vuole poco a te per i tiri a te. No, mi ci vuole la disonestà intellettuale collettiva, giusto Filo, ti è piaciuta questa? Bella. Allora, mentre tu il vieni... Il plastico che vorremmo tutti. Allora, è perché con loro mi provocano. Allora, andiamo a sentire un po' su Inter e Napoli, grazie. Sì Michele, siamo intorno al 42esimo minuto del primo tempo, Inter e Napoli sono sullo 0-0, Napoli che sta facendo maggiormente la partita, un possesso palla del 61%, l'Inter sta aspettando la squadra di Sarri cercando il contropiede, molto interessanti le prove da parte azzurra di Lorenzo Insigne, Allan e di Isai, mentre da parte nerazzurra tra i più positivi in questo primo scorcio di gara sicuramente il duo centrale difensivo tra Miranda e Skriniar, molto bravi a interrompere spesso e volentieri all'ultimo passaggio le manovre napoletane, e Gagliardini, tra l'altro Gagliardini è uno dei due ammoniti della gara per fallo su Mertens, l'altro è da parte partenopea invece Allan per fallo su Icardi. Al 43esimo ribadisco il parziale, Inter e Napoli sono sullo 0-0, a te. Si pensava molti più gol in questa partita. Mi sono alzato, okay. Si è visto i miracoli. La battutaccia l'ha fatta. Anche all'andata non finì 0-0? Sì. Qual è la battutaccia che mi hai fatto? No, dico, ma il problema scende. Adesso mi è alzato pure. Sembra, intanto ormai le lezioni, no? Si può parlare. Tra l'altro con molta simpatia lo dico. Quando Berlusconi è seduto su Scabella e si vede sti piedini che non sempre, quasi come... No, io ci arrivo, io tocco. No, tutto. Allora approfitto un attimo che vi siete tranquillizzati. Che cos'è, ma come si riproducono i puffi? Lo faccio vedere. E tra l'altro lo dico, ma veramente con tanto di parola d'onore. Lui aveva questo libro, non neanche voleva. Però se mi permettete lo facciamo con tutti gli amici. Quindi voglio chiedere di che cosa si tratta. E poi me lo leggo però. Beh, visto che qui c'è un tam-tam di domande e ovviamente di risposte, questa è una raccolta di tutte le domande più strane che vengono fatte in rete, no? Sostanzialmente ci sono dei siti, dei portali dove le persone a seconda della categoria, cucina, politica, sport, chiedono e la rete ormai risponde. Adesso se tu vuoi capire qualcosa vai su Google e la cerchi. Allora io sfido gli ascoltatori, ma anche gli ospiti presenti, fare una domanda qualsiasi in rete su Google e nella prima pagina appare questo sito che si chiama Yahoo Answers, che sono tutte le risposte
che hanno dato alla tua domanda, perché la tua domanda, per quanto può essere strana, già qualcuno l'ha fatta. Ah. Io ho fatto una ricerca che è durata qualche anno, devo essere sincero. Esempio, guarda, te la leggo, per esempio, dove si capisce che se qui ci stanno i problemi dell'Italia, non c'è stata la fuga dei cervelli, c'è stata la transumanza, perché... Allora, ma Marco Carta è il figlio di Riccardo Fogli? Questo è il clima delle domande. Il problema è che non viene ricoverato, ma gli si dà una risposta. Uno ha detto sì, pensa che Jovanotti è il figlio dei Vecchioni. E quindi questo è un po' il mood del libro, ogni pagina un tablet. Qualcun altro, grazie. Aspetta, devo scegliere perché alcune non sono... Io non me l'aspettavo. Come al solito, tutta la serata che è così. Sì, è tutto improvvisato. A te si permettono le pause alla Celentano. Sì, questa non la posso leggere. Allora. Mi sta odiando in questo momento. No, ma figurati. Io ero vegetariano, ma ieri mentre ero sovrappensiero mi sono mangiato le unghie, sono diventato carnivoro. Cioè, queste sono domande vere. Cioè, questo qua potrebbe guidare la macchina mentre tu attraversi, è quello il problema, capito? Dipende dal condimento, gli hanno risposto. Se l'hai mangiato con la salsa di soia, no. Ecco, questo. Si può prendere la DSL con un bacio? E uno ha detto sì, ma dei pomiciacco con Alice. Bellissimo. Ah, questo è carino. Aiutatemi, sto tradendo la mia ragazza con la sua migliore amica. Come posso uscirne prima che la mia Silvia se ne accorga? Firmato Alcibiade da Terni. La risposta è troppo tardi, sono Silvia. Aspetta, e da oggi tu sei single. Possibile che ti sei accorto che sei l'unico Alcibiade a Terni? questa è bellissima. Sei l'unico Alcibiade, non credo solo a Terni, poi tra l'altro è bellissimo. Come faccio a dire alla mia ragazza che sta diventando troppo cicciona? Ecco, qui se potevo rispondere io dicevo fatta affari tua, perché tanto non esci vivo. Credo abbia risposto un principe che viene dalla banda della Magliana, perché risponde così, attenzione, prova con una gentile frase ad effetto del tipo amore, ma te sei accorta e ti sta attillato pure l'ascensore. Fantastico, bellissimo. Come si riproducono i puffi. Come si riproducono i puffi. Tutte le domande più strane della rete, e questo è il titolo appunto, che è una delle domande, capito? Allora, tanto... Ovviamente questo è un mio pensiero per te. Grazie mille, Alberto, voglio la dedica poi. Molto, molto volentieri. E aggiungo, allora, adesso siccome credo che chiunque abbia anche ascoltato questa, a parte tutti quelli che ti conoscono, abbia voglia magari di vederti, di sentirti, il primo spettacolo quando è? Allora, c'è uno spettacolo molto, molto particolare, perché ritorno al Puff di Lando Fiorini. Ah, ne abbiamo parlato 2 settimane fa. Sì, ritorno al Puff di Lando Fiorini, appunto con Francesco c'è una collaborazione ormai che dura da anni. Io ho anche avuto l'onore di calcare le stesse tavole con Lando stesso quando aveva aperto ai comici romani i suoi concerti. Anzi, io credo di essere stato il primo, ho avuto questa fortuna, ma solamente per una turnazione, durante il suo concerto, a metà del concerto, sono entrato io a fare un quarto d'ora. Adesso il Puff ha una nuova vita, perché Francesco sta portando avanti il vecchio spettacolo di Lando con i vecchi attori, rivisitato, quindi è una cosa molto bella che invito i romani in particolar modo a seguire, e poi ci siamo noi che ci alterniamo, noi comici romani. Io sabato 17 ho il mio spettacolo. Sabato prossimo il mio spettacolo, il titolo Mi sono fidanzato ma non è colpa mia. E quindi è tutto un... Al posto di Lando chi c'è nello spettacolo? Allora, c'è una cantante donna, è stata fatta ad hoc la cosa, che è Robertina Albanesi, che è una bravissima cantante romana, anche un'attrice, però in questo caso farà solamente le canzoni. È stata una scelta, secondo me, più che giusta, quella di mettere un personaggio non femminile, perché un uomo comunque sarebbe stato... paragonato a Lando, che è imparagonabile. Certo. Giusto, no, ma ci fa piacere. E più volte sarà che tu, Francesco, altri che collaborano, no, in questo progetto nuovo antico, siate qui a parlarne, e stiamo tutti insieme, perché tra l'altro è un grande contributo anche da parte vostra. Questo, guarda, Michele, ci tengo a dire un'ultimissima cosa. Si parla spesso della fedeltà dei calciatori, nel caso nostro di Francesco Dotti, attaccato a una maglia, eccetera, eccetera. Lando Fiorini avrebbe potuto fare qualsiasi cosa nella sua carriera, qualsiasi cosa.
ha scelto di rimanere comunque nel PUF che si è costruito da solo. Noi abbiamo visto proprio i pezzi di PUF rifatti, no? Cioè lui andava veramente a fare controsoffitti, ragazzi. Con Montesano, con Gianfranco D'Angelo, con Leo Gullotta, quindi con gente che erano ragazzini. Sapere che c'è ancora un tempio della comicità romana, io invito, a prescindere dal mio spettacolo, poi se venite mi fa piacere, e ovviamente siete tutti invitati, però a seguirlo e a tenere la tradizione, perché ormai di locali di cabaret purtroppo non ce ne sono più. E sono invece fiammelle di cultura. Allora adesso noi, tanto grazie. Allora torniamo al calcio, mi segnalano probabilmente già alcuni messaggi per quello che riguarda Facebook, poi invece con Noemi sì, c'è la selezione. Leggeremo poi successivamente gli altri, già ne stanno arrivando sì, tantissimi. Io ho imparato una cosa da quell'ultima volta. Selezionate, fate voi, io meglio che non leggo perché la mia arrabbiatura di quel giorno è rimasta storica per me. Allora, Chiara, a te. Sì, inizio subito con una domanda per te, Michele. Non è ora che Inzaghi modifichi il modulo, visto che con una condizione fisica non ottimale siamo diventati prevedibili? Guglielmo da Bergamo. Veramente dovrei rimbalzare questo ad Alberto. Allora, dico velocemente la mia. Simone ha la cultura del 4-3-3 perché ha cominciato così col 4-3-3. Io credo che lui debba rimanere fedele a questo modulo che ha dato successo e belle partite alla Lazio, ma ridia una rinfrescata a quello che era il suo vecchio modulo, perché il 4-3-3 ti permette di fare meglio poi tutte le altre cose. Chi sa fa bene il 4-3-3 può fare anche altro. Per cui alternare quello a quello, penso che anche durante la stessa partita, sarebbe l'ideale. Ancora? Cioè, Chiara? Sì, una seconda domanda. Sì? Come la vedete la Lazio in Europa? Ce la farà Maurizio? Questo lo rimbalzo velocemente a sondaggio a tutti voi. Sì. Con botte risposte. Secondo tu la vedi bene con la Dinamo? Ce la fa. Per te ce la fa. Per Simone? Beh, non sarà semplicissimo fare previsioni in questo momento, perché comunque un 2-2 è un risultato bruttissimo in casa. Anche per la Juve lo era. Anche per la Juventus lo era. La Juventus è stata brava, ma allo stesso tempo anche, tra virgolette, fortunata in La divisione. Zampata di Higuaín ha cambiato tutto. Ha cambiato però un po' tutto, però c'è da dire che la Lazio in campionato ha vinto più partite in trasferta che in casa. Sì. Quindi diciamo che giocare in trasferta con maggiori spazi potrebbe favorirla. In questo momento difficile, una mezza impresa, ma comunque possibile. Allora, io confesso adesso, al di là di tutto, stasera credo di aver dato dimostrazione di fermento interiore. Io ho molta paura di questa partita, perché conosco magari per esperienza il clima, no? Che ci sono in queste gare. È meglio la Dinamo Kiev di quello che abbiamo visto nella partita di andata, è una squadra per me migliore di quella che abbiamo visto, e poi gli spazi, e non lo so, perché lo 0-0 promuove loro, quindi è probabile che sia una partita con degli stalli, è la Lazio che deve andare, perché 0-0 passi tu. E queste partite hanno nella chiave psicologica il risultato, come è stato nei cambiamenti psicologici di Tottenham e Juventus. Quindi in questo mi sento fiducioso, perché Inzaghi è uno che di psicologia calcistica capisce molto. Però ritengo che sia non facile, assolutamente. Non facile. Ritorno dopo o avevate predisposto già un altro intervento, Chiara? Abbiamo un'ultima domanda. Va bene, vai. Ciao a tutti, vorrei una valutazione sulla prova di Schick. È un centravanti secondo voi, Giuseppe? Ah, qui facciamo un sondaggio da loro. Schick centravanti, Schick che deve giocare, Schick no? Al momento secondo me deve giocare Dzeko, senza dubbio, ma a prescindere dai due gol di Napoli. Schick, la mia risposta è Schick boh, nel senso Schick che boh. Come prima punta io francamente non sono un tecnico, sono un tifoso ma non lo vedo. E quindi ci deve essere un tecnico che riesce ad affiancarci una prima punta. Schick boh? Io lo vedo come prima punta, però lo vedrei meglio se fosse quello della Sampdoria. Entrava e segnava tanti gol, infatti 11 in realtà quest'anno, mille infortuni, insomma francamente quello che ha fatto è proprio poco, soprattutto rapportato al costo, perché sì. 42 milioni sarebbero l'acquisto più oneroso della storia della Roma. Renato? Su Schick è difficile fare commenti, perché centravanti non lo vedo,
prima punta perché non c'ha la fisicità. Ma non è neanche un esterno. Esterno destro, no, 42 milioni pagati, zero gol, mi sembra, insomma, al momento anche poche partite però. Anche sì, poche partite, sì, però ogni volta che ha segnato Vulturino in Coppa Italia, ho capito, ma ieri ieri ha sbagliato tutti i movimenti, cioè ora, sembrava che giocasse per conto Pino, suo. Pino, li faccio arrabbiare, ma teoricamente il suo ruolo è quello di Luis Alberto. No, vabbè. Forse un po' più attaccante, forse un po' più attaccante. Che tipo quando gioca adesso Felipe Anderson lì, insomma, però quello dietro la punta. Sì, ma dato che l'anno scorso io voglio dare ragione a chi lo diceva sin dall'inizio. Ha fatto molti gol ma entrando dalla panchina con la Sampdoria, cioè che sia un giocatore di livello, tutto da dimostrare. Beh, tecnicamente molto bravo, sì, tecnicamente quanti giocatori bravo, tecnicamente bravi, però poi non arrivano. Poi è venuto da una serie di infortuni. Sì, Marcello infortuni. Schick? No, non è un centravanti, è una seconda punta, anche perché lui non ama giocare in area, se voi ci fate caso, lui è sempre lontano dall'area. Quindi un altro regista d'attacco. Va a destra o va a sinistra, ma indubbiamente... Rubo una soffio nell'orecchio che mi ha fatto e perché no, chi? Pieretti. E perché non lo dice Pieretti? E perché io la butto un po' più sulla, cioè, Pieretti, lui è un professionista. Pieretti, tu non c'hai il coraggio sulla provocazione. No, non è una questione di coraggio, era così, era un affresco. No, ce l'avete avuto uno simile che era Menez, solo che Schick l'avete montato talmente tanto che vi delude. No, l'hanno montato molto bene la Sampdoria, che ha avuto 42 milioni. Menez fino adesso ha fatto meglio di Schick, per poco abbiamo visto, E punto, l'avete montato troppo Schick. Ma il prezzo che il prezzo di Simone è centrato. Ma hai fatto veramente, lui ha... Beh, Menez era proprio un'ala però, Menez era proprio sì, un sì, però le movenze sono quelle lì. Però Marcello, se l'avesse fatta capo a originale non avresti detto la stessa cosa. Beh no. Però io sono stato onesto, ho confessato il suggerimento. No, certo, va bene, allora adesso torniamo al calcio giocato, ascoltando quello che erano state le dichiarazioni di Francesco, per andare ancora a un commento sull'ultima partita della Roma. Poi ci risposteremo di nuovo verso la Lazio ascoltando Inzaghi. Sentiamo. No, devo dire che invece il Torino nel primo tempo a me è piaciuto molto, ma anche per magari ha cercato anche di fare qualche pressione. Noi abbiamo sbagliato in palleggio, abbiamo permesso qualcosa di troppo. Se andiamo ad analizzare la partita, se c'era una squadra che meritava il primo tempo erano loro, non noi. Nel secondo tempo invece siamo venuti fuori con anche qualità, ottime qualità di giocate, e abbiamo meritato la vittoria. Secondo me più li facciamo palleggiare, meno li accorciamo, meno li andiamo a prendere, più avremo difficoltà. Ho già risposto a quella che sarà la nostra partita. Innanzitutto perché vengono qui all'Olimpico, dove ci sarà un pubblico splendido, dove la gente farà il 12° uomo in campo, essendo uno in più dobbiamo per forza andare a prendere dall'altra parte. Questo significa che concederemo poco o niente all'avversario, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che sono più che una squadra ucraina, è una squadra brasiliana per tanti uomini, per quello che esprimono, che hanno facilità di palleggio, facilità di manovra. La partita di andata è quella che farò vedere ai miei ragazzi, la differenza tra i due tempi. Se riuscissimo a portare almeno 70 minuti, l'atteggiamento, 75 minuti, l'atteggiamento che abbiamo avuto nei primi 50 minuti, secondo me possiamo portare a casa la qualificazione. Adesso vi provoco solo un attimo però il ricordo del piccolo gruppo, del mio laboratorio di comunicazione e di giornalismo, che come vi ho detto ormai da un anno compie 30 anni, però lo ritengo, grazie anche al lavoro di tanti giovani, ancora molto moderno. Chiunque voglia saperne di più può andare sul sito a nome mio, ma per avere un appuntamento con me, affinché io vi possa spiegare di persona, lasciate il vostro telefono, quindi il vostro numero, vi richiamerò io per l'appuntamento, a micheleplastino@virgilio.it. Allora adesso, prima di provocarvi, filmato inedito di Fabio Caressa da bambino che giocava col microfono e una piccola televisione e faceva le radiocronache. No. Questa... Oggi prepariamo quello di Assogna. Ah, di Assogna. Se vuoi. O di Pardo. Visto che sei intervenuto tu. O di Pardo. Visto che sei intervenuto tu, una fabbrica di mostri. Veramente hai creato veramente dei mostri di capacità. Sono orgoglioso. In senso positivo. E a volte capacità di mostri e basta. Sono orgoglioso di questo. Lui è di una scorrettezza. Ma tanto stasera la disonestà intellettuale. Devo dire una cosa adesso. Però... non vi fate sentire da Michele. La chat di cui parlava all'inizio è un'ovazione di complimenti nei confronti di Michele Plastino, allenatore e uomo, un'ovazione. Della mia Io squadra, ci sono però. Perché ho fatto parte di quella squadra, però vi posso dire che tutti quelli che sono, e tanti siamo là dentro, 90.
90 addirittura, pensa tu. E un'ovazione, un applauso continuo nei confronti la di la cosa più bella, me l'ha detta Vincenzo. Poi, tra eh sì, l'allenatore migliore. Ma perché quando sei qui gli dici tutte queste cose belle, poi quando stai con Pantano, con questi qua, dici parla male, ma quello no, lì... No, ma no, lui no, intanto lui no. Intanto lui no, ma qui non parlava di lui, parlava di questi meravigliosi ragazzi, di, quelli di Hobby Sport. No? Quelli di Hobby Sport. Guarda che Hobby Sport è ma dovremmo fare una scena a lui, come minimo allo stadio. Sì, soprattutto adesso vogliono fare la partita, dobbiamo fare un torneo. Allora, detto questo invece, grazie. Ancora un attimo prima di provocarvi, andiamo al ricordo della Opel, cioè... Autostemac, il nostro partner ufficiale, che è aperto durante il weekend. Sì. Ancora... Alla ricerca di qualcosa di grande. Ce l'ho. La vita è grande. Grandland X, il nuovo SUV. Opel, il futuro appartiene a tutti. Allora, c'è una cosa, sai, io adoro Di Francesco come allenatore, ma sai perché? Perché se penso una cosa poi la sento dire, e quindi è chiaro che ti piace quello che dice le cose che pensi tu, che no? Che pensi tu, ovvio. Anche sulla, ecco, sulla partita dello Shakhtar, lui l'ha già fatto capire, quelli sanno giocare, quindi, quindi che cosa bisogna fare? Andarli a aggredire altissimi, ed ha ragione. Cioè, in casa però, non è che sa far molto. Ha fatto anche a Napoli. Cioè, appunto, no, in alcune partite alterna. Sì, alterna. Alterna. Alle volte lo fa con più continuità. Però voglio dire, qui per esempio tu Alberto sei sconvolto perché ti ricorda Zeman, quindi questo tu, questa cosa... Ma non è assimilabile Di Francesco a Zeman. Lui stesso dice che... Lui lo deve dire. Non può dire io sono il clone, lui non è il clone, ma no, ragazzi, quando la Roma va a aggredire... va alta, con la linea alta dei difensori, tentando anche di fare fuori gioco, quella scuola è di Zeman, non c'è ombra, non c'è ombra. Beh, di era tempo. Anche di Lobanowski. No, no, Lobanowski giocava in un altro, non ti avventurare, Lobanowski giocava tutto in un altro modo, si avventura. Zeman non inserisce il difensore nel momento che devi difendere il vantaggio o inserisce l'attaccante in più. Devi... No, no, ma lui è più duttile. Parlo di impostazione di base, quando fa quello... Di principi di gioco parla Michele, giusto? Certo, sì. Poi lui è più vario, lui lo ha dimostrato, mi ricordo, con l'Atletico Madrid, proprio in Coppa, no? In Champions, sì. Quando ha capito che l'Atletico poteva segnare da un momento all'altro, ha cambiato modulo. Certo, questa è la sua differenza, però nell'impostazione dell'aggressione alta... e Zemaniana al 100%, cioè, chiedeteglielo, lui lo ammetterebbe. Michele, però di Francesco... Le partite della Roma in casa sono di una noia mortale, sono veramente brutte. Io alla fine del primo periodo ieri volevo andare via, cioè non aveva fatto un tiro in porta. Però Di Francesco è molto più amato dagli esterni tra virgolette che non dagli interni, perché loro fino a tre domeniche fa l'avrebbero cacciato. No, nel modo più assoluto. Guarda, Di Francesco gode, lavora con quello che ha, gode, anche ha un centrocampo momenti, che non ha qualità, non ha un palleggiatore. Anche nei momenti che ha avuto di difficoltà, sì. Vedi, fino sì. A 15 giorni, gode di una immunità che non credo che abbia ha avuto le che sue sembrato che in parte è dovuta all'odio per Spalletti, è dovuta all'odio per Spalletti, è dovuta all'odio per Spalletti, ma è di una benevolenza, ecco, più che di immunità, gode di una benevolenza che io ricordo. Beh, ma uscite da un mostro vero che era Spalletti, appunto, e lui di questo beneficia. Ma, mostro tra virgolette, mi dissocio, di antipatia e che mi frega, mica deve essere antipatico, e anche di mancanza di risultati. Insomma, secondo l'anno scorso, che poteva fare? Poteva vincere lo scudetto? Qualcosa. Ma chi è che vince in Italia? Solo la Juventus. Solo la Juventus. Stasera mi stimoli tanto. Dimmi tutto, caro professore. La stella d'oro. È una proposta questa, Guarda la Coppa Italia. No. Allora. Non la Coppa Italia. 10 anni che non vincete niente. Ah, vabbè, voi avete vinto molto. Moltissimo. Faccio una domanda secca. Ti voglio fare una domanda. Signor giudice, quanto abbiamo professore, vinto? Professore, non sono io il giudice, professore, sono loro. Io. Faccio una domanda. I risultati sportivi della Lazio degli ultimi 5-6 anni, che ha preso 70-80 punti di scarto. Faccio rispondere Pieretti. Secondo te sono stati... Hai vinto nulla per 10 anni, ma io avvocato, non hai vinto niente per 10 anni. Zitto, perché noi ci abbiamo l'infiltrato lì. Sì. Che è la sportività di Alberto. No, la sportività. Io sono al segno della bilancia, non posso. Scusate.
Se tu mi dici che è meglio. Quindi tu, vincere... vorresti, tu vorresti scambiare i loro ultimi 5 anni con i nostri? Assolutamente sì. Allora basta. Scusa, Ma dove vivi? Avvocato, professore, ma dove vivi? In questo caso c'è solo la Juventus vince, gli altri vincono le frattaglie, come si dice. La Roma ha avuto dei campionati in cui. Renato, voglio vincere, sono diseducativo, voglio vincere, aspetta, Marco vuole intervenire, non dite una parola in questi pochissimi minuti, perché adesso che c'è? La pubblicità. Allora, a dopo. Ci fermiamo, mi raccomando, restate belli caldi per continuare dopo. Noemi, fra poco partiamo anche con la selezione dei messaggi, no? Aspettiamo un secondo. So che sta verificando una notizia particolare, questa volta vera. Tiziano, aspetta un attimo perché controlla un po' le varie fonti. Ma dove avevamo interrotto? Avete continuato a parlare? Eravamo rimasti che l'avvocato chiedeva a Mandolesi se avrebbe fatto a cambio degli ultimi 5 anni rispetto ai risultati della Roma e della Lazio. Io personalmente farei volentieri a cambio. Come nel senso fai a che cambio? No, da romanista. Va bene. Da romanista. No, ma io rispetto la tua tu opinione. No. Sei contento, professore, di questo? Io sono strafelice. Va bene, anche io sono soddisfatto. Io mi reputo moderatamente soddisfatto. Se vi daranno un premio per i 10 anni di non aver vinto nulla. Ma voi fate la Champions? Ma da quanti anni non la fate? Ma che risposta è? La risposta è quella che avete vinto voi. Allora cosa avete vinto? È meglio fare la Champions. Aspetta, Pino. Pino, c'è Marcello, vedo anche Marco. Due assunti diversi. È importante partecipare. Importante vincere. Mi fermi. Bravo Mandolesi. Mi blocchi per partecipare. Ogni tanto, ricordiamo. Fermo. Mi blocchi un attimo. Me lo blocchi, Marcello. Di Mandolesi, do una parola. L'inno della Lazio. Ma no, quella è tutta una vecchia leggenda. È la verità. Te lo dico io. Lui aveva contribuito a fare questa canzone, non doveva uscire. No, io ho fatto una canzone. Aldo ci ha messo l'associatore. È perché Aldo era molto amico. Aldo era Mandolesi, che non passa. Guarda, io conosco l'ambiente. Non deve passare che Alberto gli hanno commissionato di fare l'inno della Lazio. Perché non è così, ve lo dico, perché noi siamo sempre stati insieme come amici da una vita e vi assicuro che non è così. No, lo dico io, non lo faccio dire neanche a lui. Anzi, fu un atroce scherzo che mi fece Aldo. Ma è vero, ma non è come verissimo. Uno scherzo del destino. Aldo era bravissimo e giustamente lo portò a successo. Io ho lavorato per la Roma quando Viola aveva intuito questa cosa dei diritti. Io feci questa proposta, feci il consulente dei diritti televisivi quando non se ne parlava, con Dino Viola, che era un mio amico. Ma questo non vuol dire non essere laziale ed essere romanista. E qualcuno nel consiglio della Roma glielo diceva, ma quella della Lazio, lui diceva che è proprio un professionista. Viola aveva una stima per te. No, Viola mi voleva bene, e questo me lo tengo sempre nel cuore, ci mancherebbe altro. Stima. Marcello, stima e affetto di cui sono veramente orgoglioso. Scusami Marcello, ti stavo chiedendo che è successo? Non mi fanno dei segni, non capisco. Allora, scusami Marcello, tu che preferisci, questa situazione della Roma oppure faresti a cambio? Non si può fare a cambio, nel senso che poi nella storia delle due società ci sono dei dislivelli, tipo il baratro della retrocessione in Serie B, con un lunghissimo periodo che non è compensatorio di alcuna vittoria, per esempio, no? Quindi si fa fatica a pensare che uno possa calarsi nella gioia di vittorie e cose del genere, che ci sono state indubbiamente, ma ci sono stati anche dei momenti molto di dolore. Voi siete abituati al dolore, tra l'altro la Lazio è una tifoseria che si crogiola nel dolore. Non più. Io vi ho visto addolorati anche quando dovevate essere felici. No, ma non è più, questa fa parte della vecchia. Io mi riconosco in quello che dice, ma non è più, è cambiato, non è più è così. È cambiato, meno male. Però c'aveva la soluzione Marco, che mi faceva un segno prima. No, io quando vedo questi siparietti da parte... Mi chiedo, cioè, dove state domani sera? Vengo a vedere io, nel senso che...
più bravi di me, questo nel senso. Invitaci al puff e salgo. Solo vi pagano a voi poi. No, noi passiamo alla gente, okay. Tu sei il nostro agente, quindi passiamo tutto la a mia te. Percentuale. Che volevi, Alberto? Che ti vedo con la percentuale. Perché la cosa mi lascia un po' perplesso e devo dire dispiaciuto, ma ripeto, è una questione di sentimento personale. E che è cambiato il modo di fare per la Roma. E ho visto che i tifosi della Roma, in genere la maggioranza, sono contenti se c'è un ottimo plusvalore, oppure se tifando fa, dice superiamo il turno. Ma anch'io mi sono accorto che sto facendo così. Però siamo realisti, dobbiamo essere realisti. Ma è cambiato, io invece non ero stato per vedere vincere la Roma. Scusa. Invece adesso siamo contenti se... dice, ma la vittoria di una Supercoppa italiana come ha fatto la Lazio quest'estate, che cos'è, una progettualità? No, ma io non voglio io voglio fare il bagno. Tu hai fatto per 5 anni, sei stato, arrivi secondo, barra terzo, sei nel giro della scelta. Buono, buono, Renato. Possiamo dire che è stata una bella serata. Bloccatemi l'avvocato, bloccatemi l'avvocato. Dimmi, nelle fontane. Per me è molto difficile ammetterlo, perché io sono... notoriamente ho una posizione critica nei confronti della società e di chi la conduce, ed è molto difficile ammettere che però in questi anni qualcosa si è vinto. E la bacheca è lì e sarà riempita con delle coppe che tu puoi anche considerare avvocato, copparelle, che però sono... Che la Lazio abbia vinto, questo è un fatto. Sai, Alberto, tu che sei illuminato. No, non sono assolutamente illuminato. Anche Simone. Comunque ribadisco copparelle, ribadisco il concetto copparelle. Tu le definite frattaglie, che mi sembra veramente esagerato. E falla finita, ce ne può più. Intervieni tu. Sminuiamo pure la Coppa Italia. Volevo dire che la frustrazione del tifoso laziale, che naturalmente è ovvio che le vittorie sono preziose e fate bene a goderne, è che avete anche la consapevolezza che più di tanto comunque non si possa fare, perché vedi la differenza, la differenza con la Roma non ha vinto niente, però tu potenzialmente puoi avere un momento in cui, per esempio, tutti la partita di agosto di tutti gli anni, ecco, la partita di dopodomani potrebbe essere, per esempio, un trampolino per un qualcosa di consolidato, no? Che può dare un viatico. Nella Lazio c'è invece la consapevolezza che più di lì, per motivi oggettivi che sono quelli. Però se va a vincere a Chievo tutto è possibile in Europa League. No, perché c'hai il monte ingaggi che non può essere superato, quindi determinati giocatori non li potrai mai prendere. E perché è così? Ma non è che una diminuzione nei confronti, è perché è così, perché deve essere così. E questa è la realtà. E allora, dato che per un momento siete tutti d'accordo, chiedo a Tiziano, mi piace sostituirti con Tiziano, sì. La prossima volta quando abbiamo l'ospite però ti metti qua. Va tu. Bene. Sei d'accordo? Sì. Va bene. Allora Tiziano, hai verificato? Qual è la notizia innanzitutto? Che ci sono stati degli attimi di tensione durante il volo di ritorno per un giocatore della Lazio, in particolare Nani, che è stato aggredito da parte di un tifoso. Tifoso di che squadra si sa? Della Lazio. Allora, della Lazio. La fonte è il Messaggero. Cito testuale: durante il viaggio un supporter ha insultato Nani, che così ha reagito ed è scoppiata una lite. Sono intervenute 6 o 7 persone, soprattutto le hostess. In volo questo? Durante il volo, sì. E anche il comandante ha allertato la polizia e dopo l'atterraggio il tifoso è stato trattenuto. Devo riportare anche un'altra fonte, che è quella dell'Unione Sarda, che invece parla di un tifoso che ha svegliato, in questo caso Nani, per chiedere la sua maglia. Il giocatore ha reagito male a questa situazione ed è nata la lite. Vabbè, l'importante in questa notizia, cioè la schifezza, è che c'è stata però una lite in aereo tra un tifoso e un giocatore. Cioè. Sì, ma dall'insulto a ti prego dammi una maglia, mi sembra che ci sia un po'... Ci sono due fonti di... Sì, un ventaglio abbastanza aperto. Beh, ma sai, perché lì è... è già difficile capire il motivo, perché i testimoni possono essere solo quelli quello che stavano lì. Magari non te lo so chiesto, dire. Ma probabilmente la maglia l'ha svegliata, l'ha scocciata. Io avrei più verosimile la versione dell'Unione Sarda.
cioè che l'hanno svegliato, lui era si è fatto dormendo. Ovviamente ha reagito, ha risposto male, ha fatto, ma conosco persone che quando le svegli improvvisamente reagiscono malissimo, cioè, ve lo dico, conosco. No, per ma cui... io credo che ci sia il malumore del giocatore per la prestazione, per il gol mancato, clamorosamente mancato, quindi nervoso, ed è evidente che se ti arriva un tifoso e ti dice oh, ma quello allora in questo caso sei per la prima versione però. Ovviamente reagisci male perché in realtà sai certo. Hai capito, però ti ripeto, in questo caso sei per la prima versione, cioè che allora ci sia stato, però non tutti insulto. I tifosi si rapportano ai, ma noi non possiamo modo... sapere, d'accordo, però noi siamo no, qui, non lo sappiamo, non eravamo in aereo, cioè Sesto Tiziano è bravissimo, sente l'hostess amica sua forse. Cioè, sì, uscire, era specificato che sono andati a separarli soprattutto le hostess, che tu immagini tutti fermi, le hostess che si buttano. Beh, diciamo che sono quelle che si possono muovere però, certo. Se c'è la cintura, sì, vabbè, c'è la cintura, la slacci, non è che per tutta la vita stai con la cintura, dipende dove era l'aereo in caso, quindi non si sa. Allora adesso andiamo, però torniamo alla Lazio tecnicamente parlando, andando ad ascoltare invece quella che è stata la conferenza, un tratto della conferenza di Inzaghi. Penso che la squadra abbia fatto una buona gara, abbiamo trovato una squadra in salute che ha fatto la partita che ci aspettavamo, poi siamo andati sotto due volte, gli episodi ci sono stati negativi, però ci prendiamo la reazione della squadra, avrebbe potuto pareggiare prima, insomma con l'occasione di Nani, colpo di testa di Basta, e poi l'ha raggiunto il 95esimo, ci portiamo via un punto, sicuramente volevamo vincere, ma è andata così. Ma insomma, il nervosismo è dovuto dall'utilizzo del VAR, perché i due rigori erano netti, come è stato utilizzato nel modo opportuno e giusto sull'intervento di Ramos su Pavoletti, doveva essere utilizzato nel primo tempo su Immobile, quindi a fine primo tempo probabilmente un allenatore dovrebbe parlare di calcio, ma si parlava di quello. Immobile, insomma, oltre a non aver avuto il rigore, ha avuto pure la munizione che lo manderà in diffida. Domenica con la Juventus, a 20 minuti dalla fine, c'è stato negato un rigore sacrosanto su Leiva con l'arbitro a 5 metri. Insomma, noi gli arbitri vedono così col Torino, con la Fiorentina, con la Sampdoria, poi insomma. Non mi va neanche di elencarle tutte, non mi va neanche di parlare della VAR, perché sennò probabilmente si può dare un alibi ai miei ragazzi, che in questo momento dobbiamo fare di più, siamo fortemente danneggiati dal VAR in questi 7 mesi di campionato, però insomma io non mi ero più espresso, anche domenica dopo la Juventus non ne ho parlato. Sapete qual è il mio pensiero sul VAR, ma noi dobbiamo ripartire dalla forza che ci ha permesso di pareggiare una partita che sicuramente avremmo voluto vincere, così non è stato, però ci prendiamo questo pareggio a Cagliari ottenuto contro una squadra in salute molto ben allenata. Beh, un Inzaghi un po' nervoso, Michele ha parlato questa volta, ha protestato, sì, questa di questo volta... rigore di cui abbiamo parlato ampiamente prima. Avete visto che protesta anche Inzaghi allora? Beh, anche lui protesta ingiustificata, l'ha fatto poche volte però, Inzaghi in genere non è uno, lo fa con più signorità, ma lo fa, lo ha fatto, sì, fa. Però vabbè, dopo un paio di settimane richiamò il rigore di Kolarov nel destro, però non abbiamo parlato di una cosa, al di là del fatto che in questo caso ho visto qualche messaggio, chiedevano come si chiamava il tuo libro e si chiama Ma come si riproducono i buffi. Diciamolo anche che tutto l'incasso del libro va in beneficenza a me. Un nobile gesto, sì. Finalmente la verità. Ho bisogno. Un nobile gesto. Allora, ne abbiamo parlato poco con tutto che la partita si è disputata oggi, ne ha fatto solo accenno Giuliano. Però la Lazio non bene, Simone, parto da te. No, la Lazio non bene, ma anche fisicamente, secondo me, sta attraversando un periodo poco brillante. Però ogni volta che lo diciamo, la partita dopo invece sembra che si riprenda. Sì, però c'è da dire che la Lazio ha approcciato male, secondo me, in maniera approssimativa, e soltanto dopo il gol del Cagliari si è svegliata. Era successa la stessa cosa in Coppa contro la Dinamo Kiev giovedì sera. Intervallo al ritorno in campo, stessa situazione di fatto, stesso spartito. Episodio del Cagliari a un quarto d'ora alla fine con rigore. A quel punto la Lazio riprende a giocare, crea un paio di occasioni importanti e poi arriva il pareggio di Immobile. È una Lazio che secondo me
è satura sia a livello fisico sia a livello mentale. Addirittura satura? A livello mentale sì, secondo me, perché giocando ogni tre giorni caso, Michele, diventa molto difficile. E però il, diciamo, però ragazzi, la cosa che uno, un tifoso si auspica, cioè il tifoso sì, ma il giocatore è una volta ogni tre giorni comunque che stai sempre in campo, non riesci ad allenarti, però ha fatto mai turnover, bene, insomma, non riesci mai ad allenarti bene le alternative, e il turnover secondo me a lungo andare ha comunque evidenziato alcuni limiti sì, di, strutturali di una rosa. Ti faccio una nota medica, Michele. Aspetta, prima della nota medica, perché io sono, invece sono dell'idea che la Lazio abbia una rosa poi alla fine. Perché a mio modesto parere abbiamo visto a lungo andare che Lukaku bene una partita da titolare, la seconda benino, la terza male, nel senso che comunque a lungo andare abbiamo visto che questo giocatore, ho fatto Lukaku ma te ne potrei fare sì, altri, che deve entrare esempi, dopo, lui se entra dove dopo spacca. Comunque è andata, anche lo stesso Luis Felipe oggi ha fatto due o tre errori clamorosi, al di là di quello del rigore, poi da una palla a Farias di testa, un appoggio all'indietro, comunque non da giocatore di Serie A, dall'errore credo in Coppa Italia con il Milan, il ragazzo comunque a livello psicologico non si è ripreso, Inzaghi probabilmente ha fatto bene a mandarlo immediatamente in campo poi con la Juve, però poi anche lì tunnel di Dybala, palla all'incrocio all'ultimo istante, insomma una serie di episodi che fanno capire che comunque il giocatore al momento, è bravo ma poi inesperto, insomma. Bravo ma inesperto al momento, forse loro lo fanno giocare anche per prepararsi, sai, Devrai va via, se magari ce l'ho in casa non devo neanche spendere tanto, ma c'è anche il calo di Luis Alberto e Savic, sì, questo ma lo stesso Milinkovic che secondo me si sta specchiando un po' troppo, è fondamentale, dai, credo che anche lo stesso Milinkovic ultimamente sono abbia quelli giocato, che ha fatto, le ha fatto due gol adesso, ha fatto un assist, ha fatto una buona prestazione, però secondo me non è riuscito a dare quella continuità che i tifosi si aspettavano, insomma. Credo che sia un momento particolare per la Lazio, fortunatamente c'è la partita di Kiev, quella col Bologna e poi la sosta. Ma poi dite che Milinkovic Savic, io sento dire dai laziali che si specchia, gioca con la pianta. Beh, un po' no, quello l'ha detto Vincenzo, la cosa della pianta sì, e ascoltalo da amico. Allora, quando invece era fondamentale nei 90 minuti, quando la Lazio ha fatto le meraviglie che abbiamo visto tutti, questo non si diceva ed era lo stesso giocatore che faceva le stesse cose. No, le fa un po' di più adesso. Questa è cercare sempre la giocata. Ha trovato maggiore autostima secondo me nel corso di questa stagione, può a volte esagerare, e però adesso, è bravo, ma poi dite di no, bravo, per me è il prospetto di mercato che lui ha, del quale è fasciato, ve lo dico io, sì, io perché è così, ma perché ci sono così? Due giocatori che fino ad ora sono, scusa Michele se io non interrompo. Parlo del mercato Milinkovic perché l'ho fatto una volta, no Milinkovic no, ci sono due giocatori che fino ad ora sono un fallimento, fino ad ora, ripeto, uso la parola fallimento tra virgolette, che sono Nani e Caseido, che non sono stati. Beh, Caseido ora... un po' di meno, perché bene o male il suo apporto quando lo vedi in campo, perché poi ha giocato poco. Ma allora, lo so che devi dire una cosa, lo so, ma sta arrivando lui. Sì, lo ti vedo in fibrillazione quando arriva lui, fibrilli. Lo vediamo? Sì, guardiamolo insieme. E adesso parliamo di una grande novità a Roma, Baffolona Burger, hamburgeria e bisteccheria di ogni tipo e nazionalità, verdure, galletti e tagliate con griglia sempre accesa dalle 7 del mattino con colazione all'americana, primi piatti aperitivi sempre aperti fino alle 2 di notte. Ti aspetta in via Tuscolana 969, telefono 06 86 988 768, o su baffolonaburger.it. Baffolona Burger, il regno della buona carne. Cioè, è un fenomeno. Sei d'accordo? Assolutamente. Alberto Giorgi è un numero fenomeno uno. Assoluto. Grinta, diciamo, grinta da vendere. Sì, poi qualsiasi pubblicità lui faccia... La caratterizza. No, ma a parte i prodotti, perché... Ma sono gli unici al mondo. E tu, quando lo senti, dici, ha ragione. Che volevi dire? No, volevo dire una cosa più che medica, psicologica. Allora, la prima... E allora che c'entri? Facci caso, no, facci e allora caso. Che c'entri? La Lazio approccia sempre bene contro le squadre forti, cioè ha approcciato bene le partite col Milan, con la Juve, contro le squadre apparentemente più deboli, dico apparentemente perché poi alla fine oggi stava perdendo, sia con la Dinamo Kiev che con il Cagliari. Sul oggi, campo non rubava, il Cagliari ha fatto la sua partita. Ha fatto la sua partita, infatti. Poi un'altra cosa, ricordiamoci che
la stanchezza di questi periodi è un po' la stanchezza di tutti, però la Lazio sta giocando di più e sta pagando il pensiero. Allora, che cosa succede? Che i giocatori vanno a dormire e la notte diventa un argomento difficile da affrontare per la partita dopo, ed è una di quelle cose che pochi dicono. Il come passi la notte prima delle partite ti porta poi ad avere un rendimento più o meno migliore durante il corso della partita. Da questo punto di vista è l'Inter che stupisce, perché non ha avuto coppe quest'anno, quindi avrebbe dovuto essere in questa finale, questa volata finale, forse la strafavorita. Tra l'altro invece... da dire che la Lazio in questo lasso di tempo ha avuto, rispetto alle squadre che giocano in Europa, comunque un turno in più di Europa League. Anche la Coppa Italia ha fatto, no? Ha fatto la Coppa Italia, ma soprattutto sì, ha fatto anche il recupero di campionato con l'Udinese, quindi sì, comunque sono state assolutamente tutto stato un campionato compresso, per cui se gli altri hanno fatto, ora non so, però 11-12 partite, la Lazio ne ha affrontate 15. Però l'Inter, nello stesso periodo, intanto vorrei appena possibile un collegamento per Inter-Napoli, ma l'Inter subisce a livello di psicologia qualcosa che c'è dentro da prima, cioè nessuno riesce a trovare la chiave per aprirla. Era in testa Spalletti, era arrivato prima. Appunto, cioè se poi è crollato... Come è arrivato prima? È passata un'intervista di De Beer, forse un po' sotto silenzio, che è rimasto all'Inter per pochi mesi, e ha detto, dice, io non ho mai visto nella carriera, sia da giocatore che da allenatore, una situazione come quella dell'Inter, sì, sì, all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente interista, per cui quindi c'è qualcosa fatto lì capire che comunque c'è qualcosa di pesante che non va. Stavamo parlando prima del Cagliari, ci manca ancora qualche cosa per completare l'informazione di oggi, e cioè quello che ha dichiarato anche Lopez alla fine della partita, cioè l'allenatore del Cagliari. Ah, ah. C'è saltato Lopez? Ma c'ha da fare con quella... Dove è andato Lopez? Io ce l'ho Lopez, io ce l'ho. Stava adesso ci sta con le buche di Roma. C'è una rissa lì perché mi hanno scritto la cosa che non c'è Lopez, vabbè, non c'è Lopez. Spero che fra poco ci sia il mio social football, glielo dici, grazie, quello così lo preparo prima. No, perché il social football è quel mondo dove lavorano tantissimi ragazzi e che stiamo preparando, come ho detto, il grande lancio alla fine di questo mese, ed è una cosa a cui io particolarmente tengo. Tiziano, adesso però se dico che tu sei uno dei più validi rappresentanti è finito. Cioè, sì, anche perché ormai gioco a Pac-Man, quindi... Perché gioco a Pac-Man? Perché voi state qua, io sono più concentrato, lo vedo che... Cioè tutto ha detto, ho fatto il record, secondo te, con tutto l'aspetto. Cioè secondo te che sta... Però ogni tanto spurcia qualche notizia, alcune sono messe, si sono inventate, però è un bravo ragazzo. Tu dici che quella di Nani è inventata, non è vera? Ma sicuro, dai. È una fake news. Sicuro. A proposito di fake news, una cosa invece seria che volevo dire. Io pure ci sono cascato, poi l'ho levato, la notizia dell'ingaggio devoluto alla famiglia da parte di Della Valle, anche Malagò ha fatto le dichiarazioni, ci sono state polemiche. Ragazzi, c'è un motivo, tutti ci abbiamo creduto perché volevamo crederci, sì, certo. E la Fiorentina sicuramente comunque farà qualcosa. Sì, non era possibile comunque fare un contratto. Solo, ma era qualcosa che desideravamo, e quindi certo, non siamo stati neanche a verificare. Andiamo a sentire Gianluca perché ci dà informazioni su Inter-Napoli. Gianluca Guarnieri, a te. Eccoci, siamo al 28esimo del secondo tempo, Michele, il Napoli vicinissimo al vantaggio pochi istanti fa con Zielinski che ha cercato con un pallonetto di scavalcare Handanovic su un retropassaggio della difesa nerazzurra, però il pallone è uscito fuori bersaglio. Ci sono più emozioni rispetto al primo tempo, le squadre si sono allungate, il grande pericolo per il Napoli è stato al secondo minuto su calcio di punizione battuto dalla sinistra da Joao Cancelo, colpo di testa di Skriniar e palo alla sinistra, colpito alla sinistra di Reina. Il Napoli continua a mantenere l'iniziativa, magari in maniera più lenta rispetto al solito, magari con un segnale di minor brillantezza rispetto al recente passato della squadra di Sarri, e si è fatta pericolosa con Mertens e con Lorenzo Insigne sempre da fuori. Lorenzo Insigne pochi minuti prima con un pallonetto che ha scavalcato Handanovic ed è finito sul fondo. Spalletti ha modificato qualcosa nello scacchiere tattico invertendo i due esterni, spostando i due esterni difensivi, spostando
D'Ambrosio a destra e Joao Cancelo a sinistra, cambi da una e dall'altra parte con Rafinha al posto di Eder al 18esimo e pochi minuti fa Hamsik che è stato rilevato da Zielinski. Al 29esimo Michele a San Siro tra Inter e Napoli è ancora 0-0. Allora chi ci sentirà in replica magari sentirà che il risultato poi è cambiato perché noi siamo quasi in chiusura, però avevano selezionato anche dei messaggi, poi dopo saluteremo ovviamente anche Chiara che ricorderà sempre il tutto. Al volo botta e risposta. Bene, ancora a proposito della VAR, avendone la possibilità come la cambiereste? Troppo tre lungo. Puntate ci vorrebbero, vai. Vi aspettate una Lazio con tre attaccanti a Kiev? No. Sì, vai. Vedremo chi ha ragione, manca poco. Vai. Io dico che la Roma ce la fa passare il turno, secondo voi? È possibile. Se lo dice lui. Difficile, ma possibile. Difficile, ma possibile. Con che modulo affrontereste lo Shakhtar? 4-3-3 o 4-2-3-1? 4-3-3, deve giocare col modulo suo. Col modulo suo. Cambia poco. Allora, ragazzi. Velocissimi questa sera. Allora, sì, perché stiamo andando, ho calcolato male il tempo io, colpa mia. Allora, intanto comincio con un po' di ringraziamenti. Allora, Chiara, grazie, e quindi ricordiamo sempre il nostro Facebook, d'accordo? Grazie a voi, grazie per i vostri messaggi, continuate a seguirci e ci vediamo nella prossima puntata, buonanotte. Allora, grazie, grazie Chiara, è chiaro che noi dobbiamo selezionarli, però man mano abbiamo cominciato adesso a ripristinare per Teleroma gol di notte, quindi non devono scrivere a me, ma direttamente lì. Allora, andiamo a salutare i nostri ospiti, sei andiamo d'accordo? Andiamo a salutarli. Salutiamo, cioè. Alberto, che dici? Sì? Sì, Alberto è stato carino, dai. Un po' provocatore questa sera, però sempre carino. Bisogna vivacizzare. Ma no? Tu fai quella si parte, gioca. Io faccio questa. Buonasera Pino, ciao Pino, buonasera, grazie. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie Renato di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Simone. Grazie a te Michele, buonasera. Grazie a te Marcello. A te Noemi. Allora grazie ovviamente al nostro Alberto. Mi lascio Marco un attimo per ultimo. Intanto ringrazio Alberto Cangiglio di regia e tutta l'equipe che lui ha diretto, che è dietro le quinte, così come Andrea Bertoli, Stefano Scaglietta in soccorso, in aiuto di autori, e poi Gianluca Guardieri e Andrea De Filippis, che sono i nostri redattori da sempre. Poi andrò a salutare solo nel finale, c'è un motivo perché poi saluto te Tiziano. Grazie particolarmente. E poi finire la partita. Sì, non c'è un motivo che poi capirai, è vero. Che sveli tutto. Vabbè, stavo dai. Qui, la vedo. Dai, ma sta vincendo, no? Marco, grazie. Appuntamento, grazie. A parte con, ma come si riproducono i puffi? Sabato. Sabato 17 al puff di Lando Fiorina. Grazie a te. Allora, Tiziano, che ha rappresentato come al solito la redazione di Social Football, grazie Noemi. Grazie a te Michele, grazie ai nostri amici da casa che sono sempre numerosissimi, che ci seguono, ci vediamo domenica prossima. E vi lascio appunto con il nostro spot dedicato a socialfootball.com. Grazie a tutti.